Ricordiamoci che apriamo subito la seduta di oggi, che prevedo lunga. Alla parola il direttore per l'appello. Lozzi, Alabiso, Ariano, Biondo, Candigliota, Carlone, Cerquoni, Ciancio, De Chiara, Ferrauto, Giannone, Giuliano, Gugliotta, Guido, Gunnella, La Zazzera, Pompei, Principato, Rinaldi, Tosatti. Toti, Tripputi, Vitrotti, Zitoli. Queste sono quelle due degli altri due dei libri, adesso solo la prima, la surroga. La delibera di surroga? Sì, la surroga subito. E poi gli sputatori. Allora, 15 presenti, ci sono 8 assenti più la Presidente e 2 assenti giustificati, che sono la consigliera Ariano e il consigliere Ciancio. Gli scrutatori di oggi sono i consiglieri Ferrauto, Tripputi, Cerquoni. Apriamo subito l'ordine, con l'ordine dei lavori di oggi, ed è l'atto, una deliberazione avente ad oggetto surrogazione per dimissioni del consigliere Rocco Stelitano, con valida dell'elezione sotto il profilo della insussistenza delle cause di ineleggibilità e dell'inesistenza di cause di incompatibilità del consigliere Luca De Giglio, subentrante ai sensi dell'articolo 45 del TUEL. Ho dimenticato il foglio che mi avete dato, quindi non lo leggo. Se non ce la delibera? No, è obbligatorio? No, no, vuoi leggere la delibera? No, la delibera. No, qua. Dove stanno le virgolette? In prima persona è la stessa cosa? Dove stanno le virgolette? Leggo solamente un pezzo. Ci sono le virgolette. Scusi. Va bene, comunque solo per informarvi, sì, con atto assunto in data 31 ottobre 2018, protocollo CI 246359, il consigliere Rocco Stelitano, proclamato eletto alla carica di consigliere municipale del municipio Roma 7 in data 5 giugno 2016 nella lista numero 06 Partito Democratico, Giachetti sindaco, ha presentato le dimissioni a carica di consigliere. Dalla carica di consigliere. Tali dimissioni, ai sensi dell'articolo 38,8 del TUEL, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Preso atto che il candidato Luca De Giglio, nella medesima lista del consigliere dimissionario, risulta il primo dei non eletti, si fa presente, altresì, che quest'ultimo ha reso dichiarazioni in atti che non sussiste nei suoi confronti alcuna delle cause di ineleggibilità tra quelle contemplate dal TUEL e ha confermato la dichiarazione resa al momento dell'accettazione della candidatura, di non trovarsi in alcuno dei casi di incandidabilità previsti dallo stesso testo unico. Si comunica inoltre che il signor De Giglio ha reso dichiarazioni in atti che non sussistono nei suoi confronti le cause di incompatibilità contemplate nel sopracitato testo unico. Il Presidente invita il Consiglio a pronunciarsi sulla convalida dell'elezione sotto il profilo dell'insussistenza di cause di ineleggibilità ai sensi dell'articolo 60 del TUEL nei confronti del signor Luca De Giglio, precisando che contestualmente il Consiglio del Municipio prenderà atto, a meno che non insorgono contestazioni, che non sussiste nei confronti del suddetto signor Luca De Giglio alcuna causa di incompatibilità.
Informa che, ai sensi dell'articolo 49,1 del TUEL, il direttore in data 8/11/2018 ha espresso parere favorevole sotto il profilo procedurale in ordine alla regolarità tecnica del presente schema di provvedimento, in relazione al quale, trattandosi di atto di natura meramente procedimentale e privo di rilevanza contabile, non si rende necessario acquisire il parere di regolarità contabile del responsabile di ragioneria. Quindi non credo servano discussioni per questo né dichiarazioni di voto. Se siete tutti d'accordo, io passerei direttamente alla votazione. C'è qualcuno che vuole fare un intervento? Sì, consigliera Pitrotti. No, ma sarà veramente breve, però per me, Presidente, è doveroso, perché lo faccio a nome del Partito Democratico e ruberò veramente pochissimo tempo, però ci tenevamo tutti, e quindi lo faccio io per tutti, fare anche un ringraziamento al consigliere che si è dimesso, Rocco Stelitano, perché non solo quando sono io entrata qui, ma lui molto prima di me ha dato un contributo importante per questo municipio. Chi ha avuto modo di conoscerlo veramente sa che è una persona, è stata una persona instancabile, lo è ancora e continuerà a dare il suo contributo. È ovvio che non lo avremo, diciamo, dall'interno di questo consiglio, ma diciamo, il suo lavoro per noi è stato anche un punto di riferimento e anche una modalità di lavoro che ci mancherà. Lo anticipo già subito, farò ovviamente, faccio gli auguri di buon lavoro a Luca, che entra nella nostra squadra e quindi ci aiuterà in questo lavoro all'opposizione, ma comunque diciamo sempre al servizio della cittadinanza di questo municipio e al lavoro, ovviamente, tutti insieme per dare un contributo importante alle nostre attività di consiglio e di commissione. La ringrazio per avermi concesso questo poco tempo, ma veramente era doveroso per me farlo. Se non ci sono altri interventi, sì. Invece io pensavo non ci fossero interventi, interventi ci sono. Consigliere Guido. Grazie Presidente. A nome del gruppo 5 Stelle ci diamo il benvenuto al nuovo consigliere. Siamo contenti del fatto che un giovane, voglio dire, sia interessato non solo a questa attività, e crediamo che si possa svolgere un lavoro costruttivo da tutte le parti. Grazie. Ci sono altri interventi? Consigliere, sì, anche Totti. Come Forza Italia diamo un benvenuto al consigliere del Partito Democratico, perciò auguriamo buon lavoro al nuovo entrante in consiglio. Altri? Consigliera Cerconi. Quanto mi può costare questo intervento? Penso tanto, no? Scherzo. Conosco Luca perché, insomma, frequentando lo stesso territorio e facendo attività politica, poi sia da una parte che dall'altra ci si conosce. Gli auguro di fare un buon lavoro. Spero non venga meno lo spirito di rinnovamento che quando si entra dentro un municipio si ha, e quindi spero porti anche una ventata di freschezza. Ovviamente mi duole dire che non condivido assolutamente quelli che possono essere i presupposti del Partito Democratico. Lo faccio come persona, lo faccio come ragazzo, perché insomma io sono un po' cresciuta adesso, ma quando ho iniziato avevo più o meno la sua età. E faccio anche un ringraziamento a Rocco, perché io quando sono entrata, in realtà, oltre insomma al consigliere Carlone, insomma a tanti consiglieri, ero più ragazzina, quindi sono stati un po' le persone che ci hanno aperto le porte di questo municipio, anche se su barricate diverse. Quindi lo ringrazio per il lavoro, gli auguro insomma magari di fare un'altra strada professionale diversa, e a tutti noi invece, e lo faccio veramente di cuore, un in bocca al lupo, perché abbiamo bisogno di lavorare ancora tanto. Quindi in bocca al lupo Luca, grazie a Rocco Stelitano, e a tutti noi un buon lavoro. Altri interventi? Io non posso tagliare assolutamente, per carità. Manca solo Fratelli d'Italia l'appello. Benvenuto al consigliere D'Egidio da parte di Fratelli d'Italia. È normale che fa piacere vedere un giovane che
alla stessa età di mio nipote, quindi lo considero mio nipote, guarda, veramente lo considero tale. E non posso altro che augurare buon lavoro. E ecco, da tanta cosa, da tanta forza che ci si deve mettere da parte di un ragazzo, di un giovane di questa portata. Quindi per me i migliori auguri, grazie. Allora passiamo subito, in modo da poterlo rendere operativo da subito su questi scranni, ecco. Favorevoli. C'è entrato anche Gugliotta. Contrari. Astenuti. Unanimità. Il Consiglio approva la delibera all'unanimità e vorrei subito votare con 17. Votare l'immediata eseguibilità in modo da poterlo invitare tra di noi. Ah, è già immediatamente eseguibile, quindi non la votiamo. Perfetto. Che dire, benvenuto. Ah, questa è immediatamente seguibile. Ah, perfetto. Un paio di minuti di orientamento. Bene. Allora, sì, per il punto. Sì, perfetto. Quindi tutte e tre sono andate. Allora, il punto 2 all'ordine dei lavori di oggi è la proposta di deliberazione d'iniziativa dei consiglieri Biondo e Vitrotti, avente ad oggetto istituzione delle aree musicali per i giovani ed adozione regolamento delle aree musicali per i giovani. Devo, sì. Allora, Cerconi esce, quindi il nuovo scrutatore è il consigliere Toti. Allora, lascio la parola subito per l'illustrazione a chi delle due? Consigliera Biondo. Grazie Presidente, buongiorno a tutti. La proposta di delibera che discutiamo oggi è un argomento che abbiamo avuto modo di discutere più volte in Commissione Cultura e riguardo l'istituzione delle aree musicali per i giovani e il conseguente regolamento. Questo, diciamo, è una proposta che viene dal Partito Democratico sulla base di alcune considerazioni che nuovamente condividiamo con voi oggi, ovvero siamo uno dei municipi con una delle popolazioni giovanili più importanti di Roma. Abbiamo al nostro interno, lo ricordiamo sempre perché è doveroso, anche se troppo poco spesso, io credo che come istituzioni municipali collaboriamo, abbiamo al nostro interno, oltre che moltissimi istituti scolastici, l'università di Tor Vergata, e quindi molti studenti fuori sede che studiando in quella università vivono, abitano, consumano, producono nel nostro territorio. E come sappiamo, una delle questioni più urgenti e più problematiche per chi ha, non posso più dire la nostra età, anche perché da oggi non sono più la consigliera più giovane del municipio, però per i ragazzi che stanno al liceo è quello di non avere degli spazi in cui poter svolgere le proprie attività, le attività di associazionismo, culturali, teatrali, artistiche e musicali. Io faccio sempre questa battuta quando racconto la mia attività in municipio. Forse fino a qualche anno fa si era abituati ad andare da chi rappresentava i cittadini a chiedere aggiustare una buca o un lavoro per il proprio figlio. Ecco, questo a noi non ci succede, a noi ci succede invece che quando parliamo con i ragazzi della nostra generazione il problema principale è quello di non avere dei luoghi in questo territorio, in tutta la città di Roma, in cui poter liberamente dare
spazio alle proprie passioni, alle proprie ambizioni. Per questo abbiamo pensato, diciamo, in mancanza di luoghi chiusi in cui poter fare queste attività, nonostante, come sapete, più volte ne abbiamo parlato anche rispetto ai locali dell'Atera, ai locali di proprietà pubblica che potrebbero essere utilizzati a questo scopo, di istituire un regolamento, così come è stato fatto nel secondo municipio in cui c'è stata una lunga discussione su questo argomento e alla fine sono state approvate queste aree musicali e stanno cominciando proprio in questi mesi ad essere messe, diciamo, ad essere attivate ed utilizzate, di individuare alcuni luoghi nel nostro municipio in cui fosse possibile dare un piccolo spazio a gruppi musicali di giovani studenti per potersi esibire, per poter semplicemente fare delle prove, per potersi in qualche modo riunire e dare in questo modo anche un valore aggiunto al territorio circostante, che, come sappiamo, molto spesso nelle nostre piazze, soprattutto nei quartieri più periferici del municipio, Non ci sono attività culturali e musicali. Invece questo poteva essere e può essere, ed è lo spirito con il quale il Partito Democratico presenta quest'atto, uno strumento che da una parte risponde ad un bisogno di una generazione, ma dall'altra va incontro anche ad una necessità di interi quadranti del nostro municipio che dopo le 6 di pomeriggio diventano semplicemente dei quartieri dormitorio. E quindi abbiamo identificato alcune piazze, alcuni luoghi del municipio che chiaramente, diciamo, sono anche a titolo esemplificativo, ma sono quelli che abbiamo considerato anche sulla base delle precedenti delibere e delle precedenti discussioni che abbiamo fatto insieme, con la specificità di, appunto, per i gruppi musicali composti da giovani, di poter richiedere uno spazio per un tempo chiaramente limitato, con un modulo da presentare al municipio o, ci piacerebbe ancora di più, direttamente presso gli istituti scolastici, che sono l'istituzione di prossimità per tutti gli studenti, e potersi esibire a titolo gratuito. Quindi sperimentare, come diciamo, abbiamo già avuto modo di vedere in precedenti mozioni che sono state presentate, la possibilità di, appunto, sperimentare su una questione del genere, la possibilità di dare un OSP temporaneo per qualche ora del giorno e gratuito, per poter permettere ai più giovani di esibirsi. La delibera prevede quindi un elenco di luoghi e un elenco di modalità per poter chiedere l'autorizzazione ad utilizzare questi spazi. Chiaramente deve esserci un ragazzo maggiorenne che si assuma questa responsabilità. Dobbiamo rispettare, ma questo va da sé, la normativa vigente in materia di inquinamento acustico, e sarà chiaramente il municipio a decidere se concedere o meno quello spazio sulla base di eventuali altre attività che si dovessero sovrapporre o meno. E noi, oltretutto, lo anticipo, abbiamo ricevuto in commissione delle osservazioni da parte dell'Ufficio Cultura che giustamente ci, diciamo, facevano degli appunti su alcune questioni che non erano esplicitate a dovere all'interno della delibera che avevamo preparato. Proprio per superare questa discussione abbiamo preparato degli emendamenti che accolgono, come avevamo anticipato in commissione, le osservazioni degli uffici, perché non ostano, diciamo, all'oggetto della delibera, che noi abbiamo più volte in commissione detto che era a disposizione anche della maggioranza e della discussione per modificarla, perché al netto di quali sono i luoghi, di quali sono le modalità, che però devono essere chiaramente le più facili possibili, perché ci stiamo rivolgendo ad una popolazione giovanile che, se ha difficoltà a trovare uno spazio e una sala da affittare, non deve dall'altro lato nel municipio trovare una serie di incartamenti da dover produrre e di burocrazia da dover affrontare, però erano delle osservazioni doverose che quindi noi abbiamo inserito. Siamo anche oggi qui, se volete, aperti alla discussione su questo, mantenendo però l'obiettivo e il punto di vista di quella che è stata questa delibera, per la quale voglio ringraziare anche alcuni
ragazzi, studenti di Tor Vergata della Sapienza di Roma 3 che si sono incontrati e hanno proposto al Partito Democratico di portare all'attenzione del Consiglio questo argomento, perché appunto era un argomento sentito da una fascia generazionale specifica, e credo che oggi, a maggior ragione perché è una delibera che chiaramente è qui presente al Partito Democratico, ma che viene da un lavoro fatto fuori di qui da alcuni studenti universitari, debba essere preso ancora di più in considerazione da tutti voi. Grazie. Ci sono altri interventi? Consigliere Giannone. Grazie Presidente. Allora, questa proposta è stata discussa in Commissione Quinta in due sedute, in quella del 26 settembre scorso e in quella successiva del 3 ottobre, durante cui si è ampiamente discusso sulla proposta, approfondendo alcuni articoli del regolamento in particolare, che sono sembrati essere già subito abbastanza critici. Quindi premetto che, come abbiamo già anche dichiarato in commissione, l'idea di facilitare l'utilizzo di spazi e di aree pubbliche da parte dei più giovani per attività appunto artistiche, come diceva la consigliera presentatrice, ci trova sicuramente d'accordo. Tuttavia però bisogna poi contemperare questa richiesta, queste finalità, con quelle che sono le normative in vigore, ed è stato questo il tema su cui si è incentrata poi tutta la discussione. Non riteniamo possibile chiedere agli uffici quindi di andare in deroga su alcuni aspetti che sono molto rilevanti. Inoltre l'atto, tra parentesi, dico, e non è una cosa irrilevante, non cita la normativa comunale e municipale già in vigore, che regola quegli aspetti appunto rilevanti presenti nella delibera stessa. E mi riferisco quindi alla delibera di Assemblea Capitolina numero 24 del 2012, approvazione nuovo regolamento per l'arte di strada, la delibera di Assemblea Capitolina numero 39 del 2014, modifica delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori indicati nella tabella di cui è allegato C, eccetera, del regolamento in materia di occupazione di suolo pubblico, OSP, e del canone COSAP, della delibera di Consiglio del Municipio 7 numero 38 del 2017, tra parentesi di questa consigliatura, quindi delibera quadro per l'istituzione, linee guida e regolamento della programmazione artistica e culturale del Municipio 7, la delibera di Consiglio del Municipio 7, piano delle aree del Municipio di Roma 7, tutte approvate antecedentemente alla presentazione dell'atto in discussione, e quindi che io mi sarei aspettato di trovare, ma non solo citate naturalmente, ma seguite in qualche modo, no? E che nell'atto non solo appunto non se ne tiene in conto. Allora, la Commissione Quinta, alla fine di tutta la discussione, visto che c'era questa apertura da parte della Commissione di valutare, di capire, di mantenere, di far salvo quello che è la finalità, l'obiettivo della delibera, ma pur non ritenendo congrua la sua parte di deliberato, non ha poi espresso parere, accogliendo quella che era stata la richiesta della consigliera del Partito Democratico che era presente in commissione, la quale ci ha richiesto di poter approfondire con l'ufficio consiglio le modalità per apportare poi le modifiche del testo e quindi per poi raccogliere il favore della commissione. Comunque, detto ciò, entriamo più nel merito della proposta, e a noi è sembrato che l'atto si presentasse con diverse incongruenze, prima di tutte quelle di impostazione. L'atto ci è stato presentato come un dispositivo per permettere ai giovani musicisti di poter usufruire appunto di aree gratuitamente, di spazi pubblici, al posto delle costose sale di prova. Poi però leggiamo che nel testo, all'articolo 2, queste aree sono individuate per permettere ai giovani fino ai 30 anni di esibirsi senza scopo di lucro,
è evidente che un'esibizione però è cosa diversa da una prova, attività preparatoria ed un'esibizione che invece è una performance, diciamo, anche pubblica. E non è una cosa irrilevante. All'articolo 3 poi leggiamo che questi spazi possono essere ampi fino a 30 metri quadri. Allora, se uno fa una prova in uno spazio, diciamo, ridotto, invece insomma, fino a 30 metri quadri, evidentemente l'idea era proprio quella di creare una esibizione. Sicuramente parliamo quindi di complessi, di bande musicali con più di un elemento, anche singoli, ma anche chiaramente bande più ampie. E dove sia possibile anche portare attrezzature e utilizzare persino quindi gruppi elettrogeni per chiaramente l'attrezzatura musicale, elettrica, eccetera. Nell'articolo 4 poi si esplicita che l'occupazione del suolo pubblico per l'esibizione avviene di iniziativa del municipio, ma all'articolo 9 viene specificato che i giovani artisti debbono compilare un modulo di richiesta e nell'articolo 7 è scritto che i richiedenti si assumono piena responsabilità dell'iniziativa. Quindi in questo c'è, io capisco anche la finalità di tutto ciò, però dobbiamo anche mantenere una certa coerenza, cioè l'iniziativa, se è del municipio, è del municipio che stabilisce anche rispetto a quelle che sono anche le deliberazioni che abbiamo fatto, quindi la 38 per esempio, stabilisce dei tempi, delle modalità, delle finalità che siano per esempio in coerenza con quella che una programmazione tematica annuale, per esempio, oppure no, oppure lo fa di propria iniziativa. Però invece comunque sia l'iniziativa dell'occupazione rimane del municipio, mentre la richiesta poi è dei singoli giovani. Quindi mi trovo insomma un po' spaesata questa doppia modalità. Sempre nell'articolo 9 si afferma che l'autorizzazione ad esibirsi può essere, le autorizzazioni ad esibirsi possono anche essere effettuate presso le segreterie delle scuole. Sappiamo bene che le istituzioni scolastiche sono enti autonomi e quindi tale possibilità inserita in delibera stride con tale autonomia. Che poi diciamo, il municipio, l'assessorato voglia richiedere una facilitazione facendo un protocollo, un qualcosa con le scuole, ci può stare, ma in delibera noi non possiamo metterlo perché metteremmo in difficoltà comunque gli uffici. E nell'articolo 11 si dice che l'ufficio sport risponde entro 15 giorni, lasciando correre quindi la tempistica su cui l'ufficio sport ha sollevato comunque un'eccezione e nega il consenso se le forze dell'ordine abbiano espresso parere ostativo. Ecco, questo è un altro tema importante. Sul tema della sicurezza bisogna fare una riflessione, perché ad ogni caso se lo scopo della delibera è quella di facilitare, no, la richiesta di uno spazio, quindi il giovane fa una domandina, la deposita e il giorno dopo va e suona, in realtà questo ci è parso di capire anche per esperienza per altre e leggendo un po' la normativa, non è possibile in quanto richiede la richiesta di manifestazione o eventi comunque per strada, a parte che si configurerebbe come una esibizione all'aperto, e per questo motivo si deve istruire una conferenza di servizi, anche, è scritto anche nella delibera, cioè l'ufficio eventualmente nega se il parere della polizia è negativo. Ma questo come lo si fa? Lo si fa istruendo appunto una conferenza di servizi nella quale all'interno ci sta AMA per le pulizie, ci sta, non so, ACEA per l'energia elettrica se richiesta, e c'è la polizia che deve andare a vagliare quello che è il documento di safety and security che è presentato, è obbligatoriamente presentato da richiedente per gli eventi. Ok? Perché se vado a suonare io, più di tre persone che sono, diciamo, i miei amici non verranno a suonare, ma se c'è un gruppo che ha un certo seguito nel quartiere potrebbe anche configurarsi una manifestazione, diciamo, più ampia. Ecco, questa è la legge, non è che ce lo stiamo inventando noi, e quindi andare in deroga su questo ci sembra un po' difficile. Pertanto è implicita la complessità della richiesta e richiede comunque un passaggio in conferenza di servizi, il che significa che si prende un appuntamento un giorno, il richiedente va lì, si fa la conferenza di servizi, spiega quello che c'è da fare, riempie il modulino della safety and security, dopodiché attende l'esito della
della conferenza di servizi. E all'articolo 17 poi rafforza ancora di più la nostra interpretazione di questa delibera, che prevede la possibilità di esporre uno striscione di sponsorizzazione di due roll-up e di due roll-up, scusate, quindi uno striscione più due roll-up. Allora, io mi chiedo, questa delibera che finalità ha realmente? Ha una finalità di permettere, diciamo, facilitare l'iter mantenendo comunque il rispetto delle regole e quindi permettere ai giovanissimi, si parla anche di minorenni, cosa che tra l'altro va in contrasto anche con quello che la delibera 24 del 2012 sugli artisti di strada, quindi permette anche ai giovanissimi di usare spazi pubblici gratuitamente per fare le prove, visto che il costo delle sale è appunto inaccessibile. E allora io mi chiedo, se questa è la finalità, perché mettere striscioni e roll up? Forse la finalità è un'altra? Allora, io ne ho parlato in commissione, io come presidente, ma l'intera parte di commissione del Movimento 5 Stelle era d'accordo rivedere nell'idea, nella finalità di questa delibera. Però, questa finalità non si riflette poi negli articoli del regolamento. Pertanto, io, così come ho chiesto in commissione, chiedo al Partito Democratico di ritornare in commissione per rivedere questo atto di prepararne uno nuovo che, mantenendo le finalità, gli scopi e gli obiettivi di questa delibera, poi possa declinare tutta una serie di modalità che poi possano permettere di raggiungere l'obiettivo, ma all'interno di quello che è il quadro normativo e deliberativo del nostro attuale, vigente. Per questo motivo ribadisco la mia richiesta di ritirare l'atto per riportare in commissione la discussione e per costruirne uno tempo scaduto, che possa essere votato favorevolmente. Grazie. Allora, io informo che sono stati depositati degli emendamenti, non so se sono state fatte copie di questo. Sono stati presentati emendamenti sull'atto, io non so, è possibile farne delle copie per poterle mettere qui? Chiediamo a Franco. Franco. Così andiamo avanti con la discussione, poi alla fine ci sarà la discussione sugli emendamenti, perché ci sono proposte, sette emendamenti proposti dal Partito Democratico, quindi a sto punto tutte quelle dopo. Una decina bastano ad ognuno. Allora, intanto che procedono con le copie degli emendamenti, io andrei avanti con la discussione. Ci sono altri interventi? Consigliera Vitrotti. Grazie Presidente. Allora, non torno sul motivo, che immagino sia chiaro a tutti, e sul perché è nata la necessità di fare questa delibera, e mi sembra un motivo importante, che riassume tutto, è legato al fatto che c'è una richiesta molto forte che ci viene da una fascia generazionale che si occupa di cultura musicale e che sente la necessità di avere anche un'amministrazione che sia il più possibile vicina ad alcune richieste che purtroppo nel mercato attuale non riesce a soddisfare le
loro necessità, perché conoscete bene quali sono i costi e quali sono anche gli sforzi che possono fare anche ragazzi minorenni che cercano di esibirsi e trovano, diciamo, o nel trovare degli spazi che possano in un certo qual modo agevolare la loro passione. Detto questo, mi aggancio a quello che diceva prima il consigliere Giannone, perché ero presente, diciamo, durante l'ultima commissione, e così riusciamo a intrecciare, se ci riesco, ma a matchare un po' il discorso. Perché poi quella, io non sono membro di quella commissione, quindi ero lì per sostituzione, quindi non avevo, diciamo, contezza della discussione che c'era stata una volta precedente, ma per quello che mi riguarda è stata esaustiva quella discussione, perché da una parte tra l'altro c'è stata anche la presenza del consigliere del secondo municipio, che ha già portato avanti questa esperienza delle aree musicali nel loro territorio, e ci tengo a dire che è un territorio che ha caratteristiche diverse dal nostro, perché ci ritroviamo dentro il centro storico, quindi la difficoltà di individuazione di spazi in quel caso è anche molto più complicato, ma avrebbe anche un risvolto diverso sul nostro, perché potremmo inserire questa discussione anche nelle zone che sono più lontane dal centro. E ovviamente lì non è che si è dimostrato quanto fosse facile attuarla questa delibera, ma è emerso quantomeno la volontà di lavorare anche con gli uffici per cercare di trovare il modo di superare gli eventuali ostacoli anche citati prima dal consigliere Giannone, no? In particolare, appunto, sollevare, perché è già complicato per le organizzazioni, anche quelle, le singole associazioni, non è banale andare a richiedere oggi o a fare un progetto per la legge Safety and Security, lo sapete bene quali sono i costi, perché un progetto esecutivo costa, e sapete bene che le difficoltà di però io vi chiedo, vi dico veramente che è faticoso. Grazie. Sapete che non è semplice né dal punto di vista amministrativo e non è semplice dal punto di vista economico, perché ci sono dei costi importanti da sostenere, soprattutto perché quelle regole sono molto rigide, ma soprattutto non sono quelle che cadono in questa situazione, e poi tornerò sul perché. La stessa conferenza dei servizi, dovremmo essere, cioè l'approccio dovrebbe essere il contrario, non per andare contro le normative, ma perché siamo di fronte ad una richiesta e quindi ci dovremmo mettere in una situazione di semplificazione delle procedure amministrative senza collidere, cioè senza allontanarci da quello che le norme ci impongono, ma cercando di non rimandare i richiedenti in un imbuto dal quale è complicato uscire anche per le organizzazioni più consolidate. Poi quello sul quale ci siamo confrontati è questa famosa delibera numero 24 del 2012, dove in realtà è un regolamento per l'arte di strada, dove, come è emerso anche in sede di commissione, non collide, cioè non stride con questa proposta, a patto che diciamo l'articolo 2, perdonate, ma a patto che noi non leggiamo bene il regolamento per l'arte di strada e se lo trovo, le figure riconosciute come artisti di strada sono trampolieri, mangiatori di fuoco, acrobati, clown, cantanti, cantastorie, antipodisti, contorsionisti, vabbè, insomma, una serie. In realtà, quando andiamo a leggere cosa dovrebbe fare un municipio, è esattamente cosa richiediamo noi. Cioè, il municipio non è che si deve fare parte in causa, come diceva prima, e deve decidere che fare, deve semplicemente essere l'ente con il quale ovviamente ci si deve interfacciare, ma non è che deve stabilire o meno che cosa fare, perché si toglierebbe l'iniziativa dei proponenti.
Quindi, tra l'altro, la famosa delibera citata dice proprio questo, cioè il municipio deve individuare delle aree, deve cercare di inserire i luoghi pubblici che possono ovviamente essere... Poi è ovvio, lì l'abbiamo anche detto, ci sono delle piazze specifiche che sono più legate al centro storico, che sono occupate molto più frequentemente, quindi è ovvio che il municipio, se arriva una richiesta per piazza Don Bosco, ne cito una, e ne arriva subito dopo un'altra, deve sapere, deve poter dire al richiedente no, me l'hanno già chiesta, ma questo lo fa abitualmente, cioè non è un plus che si chiede all'istituzione municipale. Tra l'altro, diciamo, il problema che non capisco, perché non avete citato la delibera sulla programmazione culturale? Perché questa non è programmazione. Cioè noi non stiamo chiedendo ai ragazzi di farci il calendario di quando si vogliono esibire. Perché non so concerti, non sono scalette, non so come... Cioè stiamo cercando di facilitare la volontà, cioè libera, non domani c'ho il concerto a Piazza Don Bosco, dopodomani ce l'ho, non è questo, e quindi non si può programmare, è proprio sbagliata l'approccio se è questo quello che noi diciamo, cioè, vogliamo modificare, perché andrebbe proprio contro invece quello spirito anche libero di poter dire a dei ragazzi esibitevi, e dopodiché non è che gli stiamo chiamando, come abbiamo detto, facciamo i punti solidali anti spreco alimentare, no? Mi viene in mente, facciamo dei punti in cui i ragazzi si possono esibire, anzi abbiamo aggiunto negli emendamenti che anticipo, ma poi li vedremo, abbiamo non solo accolto alcune osservazioni che abbiamo ritenuto giuste da parte degli uffici, in particolare della direzione socioeducativa. Faccio una parentesi, ho voluto, per evitare polemiche oggi, entrare nel merito dell'iter di questa proposta. Presidente, lei lo sa, perché stiamo qui a discuterne a novembre e questa cosa è stata presentata a luglio, quindi non voglio, diciamo, faccio proprio uno sforzo però e non ci torno, ma è una cosa abbastanza complicata, quindi capisco il capogruppo Giannone che ci dice sì, l'abbiamo visto due volte, ma lei conosce benissimo qual è l'iter e qual è stato lo sforzo per poter avere anche appunto la procedura più adeguata, che ancora non è propriamente chiara. Però, e chiudo la parentesi, però ci sono delle osservazioni che abbiamo ritenuto giuste da parte della direzione socio-educativa di questo municipio e le abbiamo anticipate dentro gli anticipi, insomma, negli emendamenti che abbiamo presentato. Del resto però, e arrivo al punto e alla richiesta che ci ha fatto il consigliere Giannone, ritirarla, perché io in quell'occasione non l'ho voluto fare? Perché a un certo punto è emersa una volontà di accantonare un atto e scriverlo ex novo. Io vi chiedo anche un po' di, non vogliamo dirlo, non vogliamo chiamarlo rispetto, però insomma io avevo dato la massima apertura nel lavorarci in quella sede, in quella commissione, ma a partire da quell'atto, da questo atto. Invece mi sono sentita dire lo dovete ritirare, è una formalità il ritiro dell'atto e riportarlo in commissione, ma io avrei ripresentato questo atto, poi avremmo fatto le modifiche su questo atto, perché io ho la responsabilità anche di persone che ci hanno, hanno collaborato con noi per la stesura di questo atto, e quindi oggi dirgli che questo atto va cestinato, per un accesso di presunzione probabilmente, francamente è una responsabilità che non mi posso prendere, e quindi io invece ho creduto molto nel lavoro di commissione, perché penso che quello sia il luogo preposto per l'aggiustamento, per l'eventuale valutazione delle osservazioni che erano arrivate, diciamo, anche con un certo ritardo e che non citano tutte le preoccupazioni che ha citato il presidente della commissione, quindi anzi, su alcune cose abbiamo anche condiviso quella necessità di fare un salto in più e di migliorare l'atto in questo senso, però da questo atto si deve partire. Io non ricordo male, ma a un certo punto è stato detto sì, questo lo dovete buttare, e no, noi non buttiamo proprio niente.
non sarà verbale, non lo troviamo, ma è stato il motivo per cui mi prendo la responsabilità di fermarmi un attimo, di cercare una soluzione migliore, e per salvaguardare la bontà di questo atto alla fine lo miglioreremo in una seduta come quella del Consiglio, in cui il Consiglio è sovrano e si esprimerà su questo, cercando di migliorarla. E mi dispiace, perché poi appunto secondo me invece è un tema sul quale ci si può lavorare veramente ci si può lavorare veramente con una serenità e anche al di là del pregiudizio, ma senza un approccio ideologico, che è quello per il quale io non condivido la critica all'articolo 17, non per farsi conoscere, cioè non perché sponsorizziamo qualcuno, ma questi ragazzi hanno anche la necessità di farsi conoscere. Cioè, quindi sì, se vogliono mettere un roll up va bene, e si chiameranno band del vatte la pesca, vabbè, ma mica ne sponsorizziamo qualcuno, è libera. Detto ciò, la nostra richiesta, o vogliamo fare una conferenza di capigruppo per rispiegare questo, facciamo, valutiamolo insieme, sono veramente disposta alla qualsiasi, però vediamo se possiamo procedere con gli emendamenti, così capiamo se c'è un quadro di insieme diverso. Noi siamo veramente, abbiamo dimostrato dall'inizio, aperti a qualsiasi modalità di interlocuzione e di miglioramento, purché però non si, diciamo, venga capovolto nella sostanza, nella forma e nel merito un atto che invece in sé ha un approccio giusto e specifico. Vi ringrazio. Presidente, articolo 65, vorrei chiarire il mio pensiero in merito a quello che è stato invece detto per fatto personale. Alla fine della discussione che la posso dare in intervento. Come diceva il Presidente della Commissione, sono state due le commissioni che hanno affrontato questo tema, che io penso importante per i giovani del nostro municipio, quello dell'istituzione delle aree musicali. Facilitare questo utilizzo perciò da parte dei giovani dell'Appio Tuscolano. Certamente anche io, quando sono intervenuto in commissione, ho notato delle carenze. Diciamo che oggi c'è una correzione rispetto a questo, anche tenendo conto delle indicazioni della direzione socioeducativa del direttore, che si esprime rispetto a questa deliberazione. Diciamo che l'obiettivo come municipio penso che lo dobbiamo raggiungere, cioè quello di dare queste aree musicali ai giovani del nostro municipio. Non ho visto, dico la verità, da parte del Movimento 5 Stelle una chiusura netta rispetto a questo. Il fatto di ritornare in commissione, però tenendo conto di questa delibera, che senz'altro ha un suo valore per me, perciò se c'è questo e c'è la disponibilità anche della maggioranza a rivederla, magari per eliminare qualche carenza, ma tenendone conto, e questo mi è sembrato di percepire dall'intervento della maggioranza, perciò diciamo che noi siamo disponibili, io sono disponibile a lavorarci sopra, adesso vedremo gli emendamenti per correggere in meglio, però per arrivare a un risultato rispetto appunto a questa istituzione di aree nel nostro municipio. Perciò senz'altro una disponibilità c'è rispetto a questa deliberazione, però ecco, forse bisogna lavorarci ancora per dare un risultato a questa nostra richiesta, un risultato positivo. Altri interventi? Consigliera Tripputi. Grazie Presidente, consiglieri, buongiorno. Sì, abbiamo parlato di questa proposta in commissione, abbiamo tirato fuori diversi argomenti
che devo dire la verità ci hanno lasciato anche un po' perplessi, proprio perché non erano citate, quindi non erano previste nella proposta degli accorgimenti per quanto riguarda appunto queste delibere che ha citato il Presidente della Commissione Quinta. Questo probabilmente crea comunque una sovrastruttura a tutto ciò che è già esistente, già in vigore. Per quanto riguarda il piano delle aree, che non è stato menzionato assolutamente, io voglio anche chiarire una cosa. Nella proposta del Partito Democratico ci sono ben 20 siti che propongono appunto come postazioni per le aree musicali. Nel piano delle aree noi abbiamo 42 siti e la maggior parte dei siti proposti dal PD stanno nel piano delle aree. Non solo, nella delibera la 38 del 2017 le stesse aree che sono state menzionate appunto nella delibera del piano delle aree sono menzionate anche nella 38. Quindi fare un'ulteriore deliberazione dove si individuano un'altra volta le stesse aree mi sembra una ripetizione. Non solo. A parte, va bene, c'è stata una parola che mi ha colpito della proposta, perché a un certo punto si dice, si parla del fenomeno culturale appunto tra i giovani, cioè questo discorso del fare le prove, di incontrarsi eccetera. Io non condivido, non è un fenomeno. È un linguaggio dei giovani che è sempre stato usato. Io ricordo quando ero giovane si andava a suonare nelle cantine, quindi non è un fenomeno, è semplicemente un aspetto dei giovani che hanno il desiderio di esprimersi con diversi linguaggi, e in questo caso con il linguaggio musicale. E altra cosa, la delibera 24, che è una delibera comunale. Se noi parliamo, perché a un certo punto ho letto, si prevede nel regolamento proposto la possibilità di performance attuate da artista con strumento o apparato utilizzato allo scopo. Nella delibera 24 si prevede infatti due tipologie di spettacolo. Uno è se c'è un singolo artista e quindi che occupa il suo metro quadro, o addirittura e quindi con un impatto anche sonoro molto, molto diciamo basso eccetera, quindi non prevedono poi degli scenari diversi per quanto riguarda il controllo e le autorizzazioni. Poi invece prevede un altro tipo di spettacolo, che è quello un po' più strutturato, con diversi componenti, con l'amplificazione eccetera eccetera. Ora io mi chiedo se non rientrano nel tra gli artisti di strada, se non rientrano nel discorso del piano delle aree, quindi potrebbero far parte di una programmazione, oppure su richiesta, come appunto prevede il piano delle aree, cioè un gruppo di giovani vogliono fare una performance sul territorio, possono fare tranquillamente questa richiesta e quindi poi mediante conferenza di servizi viene poi accordato o meno a secondo appunto i requisiti che si richiedono appunto per l'autorizzazione. Altra cosa che non è stata menzionata è che il nostro territorio comprende, l'abbiamo detto tantissime volte in tante altre occasioni, tre realtà diverse. Abbiamo il centro storico, abbiamo la città consolidata e abbiamo l'estrema periferia. La delibera 24 va a normare anche tutto ciò che è centro storico. Quindi io mi chiedo, quando parliamo di centro storico parliamo di tutele e vincoli,
e quindi anche nella conferenza dei servizi, eventualmente se si dovesse chiedere l'autorizzazione per un'area che sta nel centro storico, anche nella conferenza dei servizi si dovrebbe un attimino valutare, no, questo tipo di proposta. Quindi andremo, in un certo qual modo, con questa proposta andremo a cozzare con tante di quelle normative che andiamo a complicare anche il lavoro degli uffici, perché gli uffici poi su che cosa devono fare riferimento? Perché qui non si tratta della saletta, io domani vorrei fare una prova col mio gruppo, vado, prenoto e vado a fare la prova. Non è così. Perché quando tu vai in uno spazio aperto devi prevedere una serie di cose, e quindi parliamo di vincoli, parliamo di tutele, parliamo di sicurezza, parliamo di concentrazione di persone, perché citando sempre la delibera la 24 addirittura si prevedono degli spettacoli dove la composizione del pubblico potrebbe essere a cerchio, a passaggio, quindi cioè bisogna calcolare anche questa eventualità. Ciò non toglie che la proposta non è una proposta da scartare, stiamo parlando di giovani e sappiamo benissimo quanto è importante stimolare e lasciare ai giovani di avere questa creatività, quindi è ovvio che l'amministrazione deve in un certo qual modo affiancare e appoggiare le proposte creative dei giovani. Quindi io sono d'accordissimo con il Presidente della Commissione Quinta, quindi di ritornare a parlarne in Commissione, magari trovare una formula più idonea e che comunque si avvicini e non vada a contrastare le normative vigenti. Altra cosa, si è parlato sempre su questa proposta di prevedere dei moduli, ma il nostro municipio ha già dei moduli. Perché farne altri di nuovi? Il nostro municipio ha dei moduli già predefiniti che nel momento in cui io ho un'idea, una performance, no, da fare sul territorio, redigo un progetto, lo presento, compilo questo modulo, dopodiché aspetto che sono chiamata per fare questa famosa conferenza dei servizi. Quindi nulla di più. Per quanto riguarda la gratuità dell'OSP, non è possibile perché la 39 del 2014 non lo prevede, a meno che non ha fini o scopi sociali. Ok? Fini o scopi sociali, ditemi di sociale, cioè di utilità, che cosa può avere, se non solamente un modo per poter stare insieme, punto. No, perché è volontariato, se leggete bene la 39, all'articolo 19, è volontariato a scopi sociali, significa che io devo, con la mia attività, devo dare un qualcosa che risponde al territorio, cioè un servizio. I punti solidali che sono stati citati rientrano proprio in questo, e guardate che i punti solidali non è che verranno istituiti dovunque, ma solamente nelle aree mercatali, che è un'altra cosa. Tra l'altro sono addirittura, noi avevamo chiesto anche tre postazioni all'interno dei mercati. Altra cosa ancora, il piano delle aree prevede due tipologie per appunto fare questo. Tempo evento. Scaduto. Sì, finisco due secondi. Due tipologie, uno è a richiesta e uno su iniziativa del municipio, quindi prevede anche questo. E inoltre, se negli altri municipi questa proposta è stata accettata, è perché forse non tutti sanno che noi e altri forse due municipi siamo gli unici a aver fatto il piano delle aree. Grazie.
ce la fai. Altri interventi? Consigliere Giuliano. Grazie Presidente. Allora, io voglio innanzitutto dire che non è che se un'idea è buona poi si fa per forza, perché ci sono anche delle norme che sono da rispettare. Questa delibera è un regolamento applicativo che presenta molteplici vulnera. Vuol dire che ci sono delle cose che a livello pratico è molto complicato fare. Questo non è un atto di indirizzo che sta dicendo valutiamo questo aspetto come funziona, questo è un atto deliberativo che dice facciamo così, ma se in questo regolamento ci sono questi vulnera di inapplicabilità, a quale titolo giuridico noi votiamo una delibera che nell'immediato non sarà applicabile? Quindi di che cosa stiamo parlando? Abbiamo chiesto al Partito Democratico, guardiamolo in commissione, perché non è l'emendamento in consiglio che migliora, cioè, la situazione di inapplicabilità di questo atto. Cioè qua va cambiato l'atto. Cioè, non bastano 7 emendamenti, va cambiato l'atto, non l'idea, l'atto per come è formulato. Perché se eravamo d'accordo in commissione ad approfondire questi temi, è perché c'è una serie di temi che necessitano di questo approfondimento. Ci faccio un esempio su tutti. Per esempio, si diceva in commissione di facilitare i giovani, ovviamente come è giusto che sia, facendo un'unica conferenza di servizi all'inizio, no? Per poi andare a dare le aree per i giovani, cioè in modo che possono fare cioè le loro esibizioni, perché c'è scritto esibizioni, c'è scritto, attenzione. C'è scritto esibizioni, sono attività artistiche cioè che sono già regolamentate, quindi è una delibera che va contro altre delibere, cioè stiamo parlando di questo livello qua, perché capiamoci. Quindi, e parlo della safety and security, un piano così si stila in base all'affluenza di pubblico, alle uscite di emergenze di sicurezza, eccetera. Com'è possibile poter decretare con una conferenza di servizi a priori mesi prima, cioè di fatto delle evenienze culturali che sono estemporanee, quindi cioè non è che l'ufficio cultura chiama il vigile e dice guardate quello va là, ci si può fare, no, il vigile deve, è obbligato ad andare in conferenza di servizi, quindi serve questo, cioè la conferenza dei servizi serve sempre, perché è un problema di sicurezza dato dalla nuova norma contro l'antiterrorismo, eccetera. Va bene? Questo è solo un aspetto, ce ne sono tanti altri. A quale titolo sono stati inseriti inserite aree all'interno di questa delibera senza un preventivo riscontro tecnico? Questa è una delibera. Cioè, se una di queste aree non va bene, che facciamo? Cioè, chi se la prende la responsabilità di aver votato questa delibera? Chi se la prende? Altro punto sull'applicazione di questo atto. Questo atto è stato votato in secondo municipio a maggio. Siamo a novembre. Allora, cioè, lì il gruppo 5 Stelle si è giustamente astenuto perché non abbiamo notizia. Che magari è successo, ma attualmente non abbiamo notizia di casi pratici. Cioè, dopo 6 mesi. Cioè, ci sono dei vulnera profondi. Profondi, oltre il non citare quello, io cioè non mi interessa più di tanto, voglio dire, perché è un atto, voglio dire, c'è di scrittura, c'è di pura citazione. Invece quello che mi premeva di più è che ho detto in commissione, quando ho chiesto il ritiro di questo atto, è l'inserimento di una progettazione di questo tipo con lo studio dell'OSP, che non è studiato in questo atto. C'è una libera che dice dai l'OSP gratuito senza che si sa se possiamo farlo. Cioè, stiamo parlando di questo, stiamo parlando di questo. Io ho detto in commissione, approfondiamo questo atto per bene, c'è la tematica, perché come amministrazione, come il PD saprà se è venuto in commissione, dallo scorso anno abbiamo iniziato molteplici progetti di natura culturale, quindi c'è non solo c'è la programmazione, ma soprattutto i distretti culturali, per cui abbiamo fatto anche nello scorso marzo un'assemblea pubblica con tutti i comitati di quartiere, eccetera, per caratterizzare cioè, le singole aree, anche con arredi urbani, per attrezzature, anche per giovani, in tutti i quartieri.
E soprattutto c'è in quelli a vocazione storica, per caratteristiche, per caratterizzazione, eccetera, c'è legati alla musica. Quindi inseriamoci a norma di legge, a norma di delibere precedenti all'interno di questo percorso per fare un discorso univoco e omogeneo. Questa è un'iniziativa estemporanea, questo atto, che regolamenta qualcosa che non sappiamo se si può regolamentare. Quindi cioè voi mi dite che cosa dobbiamo votare adesso, giusto? Per fare invece al contrario un lavoro fatto bene, con coscienza, con gli uffici, per capire, con i vigili, cioè come funziona l'OSP per esempio, cioè i soldi dell'OSP, cioè dell'esenzione, l'OSP ce lo rilascia il municipio, cioè, ma i soldi vanno al municipio o al comune centrale? Cioè almeno questo lo sapete. Quindi sull'esenzione come funziona? Cioè quantomeno informarsi sulle piccole cose, voglio dire. Quello che chiedo è il ritiro di questo atto, perché va approfondito in toto. Poi io capisco il Partito Democratico che dice abbiamo sentito i giovani, c'è un sacco di persone per lavorare a questo atto, ma nessuno lo toglie questo merito, nessuno. Però ci sono alcuni punti che vanno approfonditi. Non si può approfondire un atto per bene tecnicamente in consiglio con gli emendamenti. Infatti sono rimasto piuttosto sorpreso, cioè, di vedere questo atto in consiglio. Cioè io do anche ragione a chi diceva che questo atto ha avuto un iter molto lungo, eccetera. Sono d'accordo. Cioè, sul piano amministrativo c'è stato anche lì un vulnus, no? Però c'è di fatto di discussione quelle due volte in commissione, che questo abbiamo chiesto al Partito Democratico, cioè approfondiamo in commissione. Il Partito Democratico era d'accordo, però abbiamo detto guardate, questo atto siccome è protocollato per procedura non si può modificare, non si può lavorare, quindi se lo ritirate e lo ripresentate in bozza senza protocollo noi ci lavoriamo sopra. E che cosa è stato detto? Approfondiamo con gli uffici, con l'atto me lo sono visto in consiglio. Cioè di questo stiamo parlando, e attenzione, quindi tutta la disponibilità del mondo, però fatte bene le cose, fatte per bene. Ho finito, Presidente. Altri interventi? Ah, cioè è vero, sarà prenotato il consigliere Giuliano, facoltà di parola. Grazie Presidente. Bene, avendo sentito ovviamente gli interventi principali dei gruppi politici, chi ha portato l'atto in Consiglio, e quindi anche il partito di maggioranza, come Fratelli d'Italia ci rendiamo conto che esiste una certa confusione in merito, non nell'oggetto ovviamente dell'atto, perché i giovani vanno valorizzati, vanno messi nella condizione di poter comunque esprimere le proprie idee, i propri modi di essere anche attraverso ovviamente la musica, ma la cosa che emerge è il fatto che ci sono delle cose che comunque, delle disposizioni o delle richieste che sono incluse in altri regolamenti, in altre delibere che comunque questo municipio ha prodotto. Ora, vista un po' la tensione politica che emerge, no, nel portare avanti il Partito Democratico questo atto e questa delibera, e da parte del 5 Stelle di dire con enfasi di ritirarla, con una battuta sintetizzo, nel senso che una mozione si può permettere a tutti, una delibera no. Questa è la vostra risposta, insomma, nel senso che finché è una mozione di indirizzo, allora uno la può fare, l'opposizione eccetera. Una delibera è un po' più complicata, no? Questo è il messaggio che arriva da quest'Aula, che Fratelli d'Italia percepisce. Però voi dovete pure capire che il Partito Democratico, insomma, non è che fino a ieri è stato, cioè, sempre stato in opposizione, ha anche governato, quindi la delibera gli viene spontanea, quindi non è che è proprio strano, nel senso che comunque sanno, no, come dover porre la questione. Certo, a questo punto se c'è un'intelligenza politica, c'è una sintesi politica,
È normale che io penso che siano intelligenti il Partito Democratico nel ritirarla e nel migliorarla, ma a vantaggio del risultato. Io penso questo, perché io vorrei un risultato, vorrei essere partecipe in quest'Aula e dire: ho votato un atto che va nella direzione giusta, e non vorrei sentirmi dire, capito, che qualunque cosa, ma quello non era previsto, l'OSPE non lo posso dare, l'articolo 7, l'articolo 8 del regolamento, dove appunto dice che l'amministrazione non si ritiene responsabile per i danni eventuali che si creano, e se ci sono dei danni chi li paga, tra virgolette, oppure l'articolo 8 che era quello della, che me l'avevi detto prima, che comunque, no, perché è importante pure l'articolo 8, che l'esibizione non costituisce in pericolo e incolumità per persone, materiali e cose, no? Diciamo che nell'effettuarla, come facciamo, no? Oppure se non subiscono dei danni, se non sono stati comunque autorizzati, viene qualcuno e dice vai via, cioè, siccome questo municipio, voglio dire, è stato, diciamo, presente e ha contenuto delle situazioni un po' particolari, quindi non è che questo era un municipio dove tutto era permesso, per cui io non mi fiderei neanche a chiedere un'autorizzazione a mio figlio di farlo suonare su una piazza o su uno spazio se non è autorizzato, no? Quindi, però il concetto è positivo, il concetto, voglio dire, è meritorio, e quindi va ragionato, va discusso. Il problema è che, ritornando in commissione, cari Movimento 5 Stelle, è normale che il PD perderebbe, tra virgolette, quella inizializzazione della richiesta del lavoro, perché diventerebbe un atto di commissione. Questo è il tecnicismo che di solito succede. Se invece si viene riconosciuti, ovviamente, da dove parte la proposta, e viene mantenuto, diciamo, perlomeno la prefazione, il cappello, l'introduzione, io penso che facilmente si possa trovare un riscontro, sia da, appunto, da chi l'ha proposta, da parte nostra, dei Fratelli d'Italia, ma immagino anche da parte della maggioranza, e finalmente chiudere questa operazione, che è figlia anche un po' di una disquisizione, come si dice, di procedimenti, di procedure, no? Dove i tempi sono stati un po' sono stati saltati, sono stati modificati, no? E quindi non ci sono stati i dovuti pareri, ma non entriamo in questo contesto, perché se non l'ha fatto la capogruppo non lo faccio io, però è questa la realtà. Quindi io penso che se fate anche una capogruppo, voglio dire, può darsi che comunque qualcosa poi si riesce a risolvere. Comunque Fratelli d'Italia poi nel capogruppo lo farà nella dichiarazione di voto, e darà, diciamo, la nostra posizione. Grazie. Ci sono altri interventi? C'è bisogno di una capigruppo? Mi fate, se mi palesate un po' le vostre intenzioni, ne possiamo. Io sono disponibile a fare una capigruppo e discutere su questo, insomma, per valutare il ritiro, insomma, come ho detto, però è chiaro che devono essere d'accordo, certo. La vogliamo fare? Lo chiedo un po' a tutti, quindi non mi so regolare altrimenti. Guardi, Presidente, per noi, cioè per il Partito Democratico, non è un problema fare una capigruppo e discutere. Ovviamente ci sono degli emendamenti presentati, quindi non so se questo è addirittura al netto di quegli emendamenti, cioè il ritiro è al netto di quegli emendamenti che comunque ci pervengono dalla direzione del nostro municipio. Se volete prima gli emendamenti, io non ho problema, magari ci danno più informazioni. Guardiamo prima gli emendamenti, allora. Sì, sono d'accordo, ci sono le copie, quindi potete anche prenderle. E sì, non sono moltissime, quindi regolatevi. Scusi una cosa, l'intervento finale sulla discussione è della suo delibera, adesso o dopo? Alla fine della discussione, dopo gli emendamenti. Okay, grazie. Grazie.
Sì. Allora, intanto io dico che sostituisco il consigliere Toti con il consigliere Carlone per... Carlone lo sostituisce Toti. Deve andare via anche Carlone, allora Giuliano? Giuliano resta. Certo. Quando poi lo dirò. Allora, sappiate che quando li leggeremo, la segreteria ha cambiato l'ordine, perché bisogna seguire... l'ordine, no? I sostitutivi, gli aggiuntivi, i modificativi e gli aggiuntivi, ma però il senso lo potete già cominciare a vedere. Allora, intanto scriviamo Giuliano come scrutatore. Perfetto. Devo andare via? E allora Vitrotti al momento come scrutatore. Biondo. Biondo come scrutatore. Allora, ci sono altri interventi? Ci sono altri interventi? Altrimenti passiamo all'illustrazione degli emendamenti. Se non ci sono interventi, io passerei a questo punto ad illustrare gli emendamenti. Lascio la parola al Partito Democratico per illustrarli. Ditemi se volete, se preferite fare un'illustrazione unica oppure... Illustrazione unica, poi li votiamo uno a uno, va bene? Chi vuole? Consigliera Biondo. Grazie Presidente. Sì, come anticipavo prima, gli uffici, l'ufficio diciamo, scuola e cultura del municipio ha fatto delle osservazioni a questa delibera e queste sono diciamo, le osservazioni dal punto amministrativo di cui noi dobbiamo tenere conto, tutte le altre sono diciamo, dei suggerimenti assolutamente legittimi e benvenuti ma che non ci arrivano direttamente dagli uffici e che quindi non credo ci debbano diciamo, preoccupare dal punto di vista amministrativo. Proprio però per andare incontro alle osservazioni degli uffici e rasserenare tutti rispetto ad alcune questioni che gli uffici stessi ci esplicitano meglio di quanto avevamo potuto fare noi, poiché le riteniamo tutte accoglibili, abbiamo presentato questi emendamenti che vanno a modificare il testo nel senso appunto delle osservazioni fatte dagli uffici. Il primo è un emendamento aggiuntivo. No, ma io scusate, qui li leggo nell'ordine perché questo è l'ordine in cui io li ho presentati. Allora, si possono discutere anche nell'ordine in cui sono stati presentati. Sicuramente in votazione andrò. Certo, noi poi andremo in votazione nell'ordine quello previsto dal regolamento. Avete ricordato anche voi precedentemente, nel considerato abbiamo aggiunto il seguente periodo, ovvero la considerazione di alcune delibere che non erano state citate nel testo. L'emendamento è aggiuntivo e recita: nel considerato aggiungere il seguente periodo, considerata la deliberazione del Consiglio del Municipio Roma 7 numero 53 del 30 luglio 2018, adente ad oggetto piano delle aree del Municipio Roma 7, individuazione aree destinate all'occupazione suolo pubblico a carattere temporaneo per lo svolgimento di iniziative di tipo commerciale, commerciale artigianale, commerciale culturale, revoca della deliberazione del Consiglio del Municipio Roma 9 numero 36 2008 e deliberazione del Consiglio Municipio Roma 10 numero 45 2008, che è esattamente l'osservazione che faceva prima la consigliera Triputi rispetto al piano delle aree, che quindi abbiamo ritenuto di dover inserire. E diciamo, ci tengo anche a ribadire che sì, tutti i luoghi che noi abbiamo individuato in questa delibera sono contenuti in quel piano delle aree e sarebbe stato strano il contrario. Il secondo emendamento è relativo al fatto che gli uffici ci suggeriscono di non chiamare
regolamento, l'articolato che appunto dispone e regolamenta l'istituzione delle aree musicali, ma linee guida, ovvero dare degli indirizzi che possano poi essere interpretate dagli uffici nel momento in cui dovranno fare la modulistica e tutta la procedura. E questo ci sembra assolutamente accoglibile, quindi invece di chiamarlo regolamento delle aree musicali per i giovani, proponiamo di chiamarla linee guida per l'istituzione delle aree musicali per i giovani. Il terzo emendamento riguarda l'articolo 4 ed è un emendamento sostitutivo che rende più esplicito la richiesta che era presente nell'articolo 4, e chiediamo di sostituirlo con il seguente: l'occupazione delle aree designate avviene su iniziativa del settimo municipio, che significa non che decide il settimo municipio chi fa determinate esibizioni nelle piazze, ma che chiaramente non può essere non ci si può presentare in una piazza con un microfono, degli strumenti, senza aver chiesto un'autorizzazione al municipio. Quindi l'iniziativa del municipio è relativa al fatto che si autorizza o meno quella richiesta, che concede in via sperimentale in forma gratuita l'occupazione di suolo pubblico a richiesta per l'installazione di una postazione di ridotta metratura dedicata all'esibizione dei giovani. L'abbiamo voluto esplicitare. Su questo, anche rispetto alle osservazioni che facevate prima, non abbiamo ricevuto nessuna osservazione, nessun motivo ostativo da parte dell'ufficio commercio e occupazione di suolo pubblico del municipio, pertanto riteniamo di poterne discutere. L'emendamento numero 4 riguarda l'articolo 6. Una precisazione, me lo sta dicendo la dottoressa Canali, non c'entra niente l'ufficio commercio con questa cosa, è l'ufficio politiche sociali, WOSEX. Gli ospiti. Sì. Era solo dire questo. Ha mandato le sue osservazioni, sì, sì, sì. Ma dato che prima i consiglieri ci dicevano che invece dovevamo tenere conto anche del regolamento sull'occupazione di suolo pubblico, che quindi riguarda l'ufficio commercio, ho voluto ribadire, proprio a sostegno di quanto dice la dottoressa Canali, che noi non abbiamo ricevuto osservazioni perché non erano dovute, e quindi pensiamo di poter discutere di questa questione oggi. Il quarto emendamento all'articolo 6. Mi posso vedere, scusa un attimo, l'articolo 6, perché su questo, su questo gli uffici, un attimo, scusatemi, ok, sì, ecco, noi gli uffici ci osservavano che alcuni luoghi indicati nel municipio, nella delibera, come Piazza Re di Roma, Villa Lazzaroni, Villa Lais, sono protette da disposizioni di tutela ai sensi del decreto legislativo 42/2004 e pertanto sono soggetti a prescrizioni. Quindi abbiamo voluto esplicitare che chiaramente tutta la normativa vigente è da tenere chiaramente in considerazione. Avevamo sbagliato a non esplicitarlo, e quindi abbiamo inserito alla fine all'articolo 6, dopo la parola regolamento, quindi il presente regolamento si inserisce nel rispetto delle disposizioni di tutela ai sensi del decreto legislativo 42/2004 e alle prescrizioni conseguenti, e poi continua l'articolo, individua le potenziali aree musicali designate per le esibizioni. Il quinto emendamento riguarda l'articolo 10. Gli uffici ci dicevano che si davano delle indicazioni troppo specifiche sul modulo di richiesta, ed era una cosa impropria da inserire nel testo di una delibera, in quanto si tratta di un atto prettamente gestionale. Va bene, e quindi proponiamo di modificare l'articolo 10 con il seguente: il modulo di richiesta è redatto dagli uffici municipali e conterrà le indicazioni anagrafiche dei richiedenti, la data, l'ora, l'area dell'esibizione e la durata. Quindi tutto quell'elenco che c'era nell'articolo 10 relativo a che cosa doveva essere inserito nel modulo l'abbiamo cassato. Il sesto emendamento all'articolo 11, relativamente ai tempi entro i quali l'amministrazione deve rispondere alle richieste fatte dai ragazzi che vogliono esibirsi, sempre gli uffici
ci hanno giustamente comunicato, noi avevamo inserito un tempo di 15 giorni proprio per rendere le procedure più snelle, ma invece gli uffici ci dicono che sono necessari i 30 giorni ordinari. Per noi chiaramente va bene, perché su questo rispettiamo la normativa, e soprattutto l'obiettivo è quello di fare funzionare questo meccanismo, quindi non di mettere in difficoltà gli uffici, però dall'altro lato neanche di creare delle procedure che nei fatti rendono inutilizzabili questi strumenti. E quindi da 15 giorni proponiamo di modificare con la frase entro 30 giorni. L'ultimo emendamento relativo all'articolo 12, che prevedeva il rispetto della normativa sull'inquinamento acustico, noi qui gli uffici ci dicono che nell'articolo definiamo i decibel e gli orari impropriamente, perché esiste già una normativa sull'impatto acustico. In realtà modifichiamo come ci chiedono gli uffici, ma il fatto che noi avessimo scritto che in ogni caso non si potessero superare i 65 decibel dopo le 23 era esattamente quello che è contenuto nella normativa che gli uffici ci chiedono. Semplicemente noi siamo dell'opinione che, quando possibile, soprattutto se ci rivolgiamo ad una popolazione giovanile, invece di citare gli articolati, i commi, modificato con delibera del... vorremmo essere più espliciti, quindi invece di dire col decreto legislativo numero tot, che poi bisogna andare su internet, cercarselo, eccetera, avevamo direttamente esplicitato che i decibel da non superare erano 65 e che l'orario erano le 23. Però comunque togliamo questa dicitura e sostituiamo con la seguente, ovvero scriviamo il suono degli strumenti musicali potrà essere diffuso anche da piccoli impianti di amplificazione, purché le emissioni sonore non superino i decibel consentiti dalla normativa vigente relativa all'impatto acustico e al rilascio di conformità acustica e ambientale. Nei fatti dicevamo la stessa cosa, però richiamiamo la normativa. Questo era una semplificazione per chi dovrà poi utilizzare queste linee guida. Questi sono gli emendamenti che contengono appunto tutte, nessuna esclusa, le osservazioni che ci facevano gli uffici, perché abbiamo pensato appunto di superare questa difficoltà. Ribadiamo ancora una volta, rispetto ad altre questioni che avete sollevato, la possibilità di sospendere il consiglio scrivere insieme ulteriori emendamenti se ci sono ulteriori questioni. Lo dico anche al gruppo di Fratelli d'Italia non più presente, che se ci sono altre questioni che vi preoccupano rispetto al vostro voto di oggi, noi siamo disponibili a discuterle. Grazie. Una sola cosa, una notizia amministrativa: gli emendamenti sono adesso nell'ufficio competente dalla dottoressa Graziano, perché dall'articolo del TUEL chiaramente il parere articolo 49 deve essere dato anche sugli emendamenti, quindi c'è un piccolo ritardo semplicemente perché li sta leggendo tutto qui, gli sono pervenuti, non li ha visti prima, non li conosce, e volevo dirlo, me l'ha detto anche il direttore, me l'ha confermato, l'ha mandati subito in visione. Io mi rendo conto che è difficile votare degli emendamenti senza sentire il parere degli esperti su quello che hanno detto, quindi vorrei chiamare il direttore. Ma non si può fare la capigruppo nel frattempo nell'attesa? Sì, io direi di sì, se voi siete d'accordo, per me si può fare la capigruppo. Nel frattempo io mi informo con la Graziano a che punto è, perché la chiamiamo subito. Siccome l'ho detto anche prima, sì, facciamo una capigruppo, ma al netto di questi emendamenti, quindi non li valutiamo per niente. Il problema è che facciamo? Andiamo avanti con un altro punto all'ordine del giorno? No, non lo so, capisco. Tra l'altro sarà abbastanza semplice per la dottoressa fare una valutazione, immagino, ma insomma non mi voglio mettere dalla sua parte, però non so se la discussione è utile in capigruppo al netto di questi emendamenti. Penso che non sciogliamo i nodi se non ci... Allora sentiamo a che punto è la dottoressa Graziano. Perché sono ovviamente modificativi, cambiano e migliorano, quindi... Allora possiamo fare anche adesso, nell'attesa che arrivi poi il parere sugli emendamenti, una capigruppo
tenendo in conto degli emendamenti stessi. Così poi come dopo, sono, come se venissero poi, accolti. Poi li valuteremo magari anche con il parere della dottoressa Graziano. Per me non ci sono problemi. Quindi facciamolo. Va bene, allora andiamo. La libero per un po'. Quanto prevediamo di tempo per dirlo anche alla dottoressa Canali che deve tornare? Una decina di minuti? Una decina di minuti. Sì, di pareti, le rispettive direzioni. Sì, allora intanto credo vada integrata leggermente la discussione sugli emendamenti. Abbiamo acquisito i pareri degli uffici e lo leggo direttamente, così il parere è favorevole. L'emendamento sostitutivo, che è il secondo in ordine in presentazione, viene modificato. Invece che nell'oggetto della delibera la parola emendamento è sostituita con la parola linee guida, l'emendamento diventa laddove sia scritto regolamento in tutto il corpo della delibera. E l'emendamento sostitutivo, il terzo in elenco, aggiunge nel rispetto di quanto disciplinato dalla delibera AC 3914, che prevede, questo lo dico solo per informazione, alcuni tipi di esenzioni che sono inerenti alla durata e alla metratura, che non si possono eccedere 20 metri quadri, oltre 20 metri quadri. Quindi se questo è corretto, se questo viene rispettato, diciamo, e questo è l'emendamento. Quindi gli emendamenti sono questi, si vuole fare discussione sugli emendamenti, dichiarazioni di voto? Ci sono interventi, se ne può fare uno a gruppo, ma tanto il gruppo... Sì, certo. Grazie Presidente, 3 minuti. Volevo ringraziare gli uffici per il lavoro che hanno svolto, seppure in così poco tempo, soprattutto perché, appunto, come dicevo prima, rimanevano ancora delle domande aperte anche rispetto alla discussione precedente, la più importante delle quali, che chiaramente diciamo preoccupava i consiglieri di maggioranza, era quella rispetto alla possibilità di concedere un'occupazione di suolo pubblico gratuita in modo sperimentale nel rispetto chiaramente della normativa vigente. Ci hanno dato una risposta su questo, quindi noi siamo non solo diciamo soddisfatti politicamente della sollecitazione e dell'azzardo che il Partito Democratico rispetto a questo ha fatto e che invece trova corrispondenza nella normativa, ma nuovamente ringraziamo gli uffici e l'ufficio di presidenza per questo approfondimento. Grazie. Ci sono altri interventi? No? Allora passiamo, ci sono dichiarazioni di voto? Una cosa volevo dire, volete fare tutto insieme oppure volete, perché stavo dando per scontato tutti insieme, solo perché siamo stati molto in discussione. Ci sono... Chiedo scusa, ma gli emendamenti sono stati, che io mi sono perso un attimo... Il terzo, qual era quello? Glielo consegno, così sì, può vederlo direttamente. Se volete facciamo la votazione tutta insieme, se preferite invece articolo per emendamento per emendamento, se c'è necessità. Quello modificato non è questo? No. Ce l'ho io l'originale. Sì, grazie, lo vedo subito. Ci sono dichiarazioni di voto sugli emendamenti? Consigliere Giannone.
Allora, a nostro avviso rimangono ancora i dubbi che avevamo prospettato, perché il fatto che sia nel rispetto della, che sia stato aggiunto nell'emendamento sostitutivo all'articolo 4, nel rispetto chiaramente va bene, cioè è chiaro che si deve rispettare la delibera 39. E, però, come avevo già, ho già anche anticipato in capigruppo, secondo noi l'impostazione di questo atto merita un approfondimento che noi volevamo fare in commissione, come lavoro di commissione, perché era giusto che fosse così, perché insomma abbiamo visto che è una materia abbastanza complicata, complessa, abbraccia vari ambiti, e quindi avremmo avuto piacere di poter in qualche modo dare anche un contributo fattivo all'impianto proprio della delibera, e proprio per raggiungere la finalità che la delibera stessa si pone. E la presentazione di questi emendamenti, che sono appunto emendamenti, tranne uno, per il resto sono tutti emendamenti, come ho detto, diciamo formali, che raccolgono la forma e quindi il suggerimento delle osservazioni degli uffici, vanno bene, ma non rispondono all'esigenza, che è invece di carattere politico. Questo lavoro, ribadisco, va fatto in commissione, dove c'è tempo, c'è modo, c'è possibilità di dialogo e di confronto con tutti, quindi non solo con le forze politiche elette, ma anche con i cittadini, i giovani e chiunque voglia in qualche modo aggregarsi per dare un contributo fattivo alla discussione. Questo non è stato voluto fare, e pertanto il nostro giudizio sugli emendamenti, adesso esprimiamo parere sugli emendamenti, è comunque è un giudizio, cosa posso dire, positivo. Perché gli emendamenti, vogliamo dire che votiamo positivamente agli emendamenti in quanto formalmente sono espressione di una valutazione tecnica, sicuramente, ma nel complesso non spostano minimamente la posizione che aveva l'atto rispetto a quella che è la nostra visione politica di come sarebbe dovuto essere presentato quest'atto. Quindi io non ho capito la dichiarazione di voto. Allora, e sugli emendamenti? Sugli emendamenti. Diciamo che voterei emendamenti, io non posso votare su tutta blocco perché sono emendamenti. Allora facciamo uno a uno, basta che quindi lo so. Io uno a uno li voterei. Quindi okay. Devo esprimermi su ogni emendamento? No, io adesso chiederò a questo punto di votare ogni emendamento, così togliamo ogni dubbio. Allora, il primo è il secondo in elenco, l'emendamento sostitutivo. Laddove sia presente la parola regolamento va sostituita con la parola linee guida. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Accettato? Sì, ok, accettato con 14 voti favorevoli. Il successivo è l'emendamento sostitutivo, che è il terzo in elenco. L'articolo 4 è sostituito con il seguente, quello sulla forma gratuita, quindi che abbiamo appena discusso. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Tre. Ah, scusate. Dieci.
4 contrari e 10 astenuti. No, è contrario, ho letto male io, scusate. Sono 4 favorevoli e 10 contrari. Non approvato. Non approvato. Il terzo è un emendamento sostitutivo ed è il 1, 2, 3, 4, il 5, il quinto in elenco. L'articolo 10 è sostituito con il seguente: il modulo di richiesta è redatto dagli uffici municipali, è quello relativo al modulo. Favorevoli. Contrari. Astenuti. Questo è approvato da 14. Quanti? 15 perché è entrato principale. Perfetto, 15 voti favorevoli. Il successivo, il quarto, è quello che dice all'articolo 11 le parole entro 15 giorni sono sostituite dalle seguenti entro 30 giorni. Favorevoli. Contrari. Astenuti? Sì. Sempre 15? Sì. Benissimo, approvato. Il numero 5, che è l'ultimo in elenco, è un sostitutivo. All'articolo 12 le parole «in ogni caso non potranno superare i 65 decibel dopo le 23» sono sostituite dalle seguenti: «relativa all'impatto acustico e al rilascio di conformità acustica ambientale». Favorevoli? Contrari? Astenuti? 15 voti favorevoli, approvato. Il sesto è il primo in elenco. Aggiungere il seguente periodo nel considerato. Avete tutti la copia? No. Comunque, considerata la deliberazione del Consiglio del Municipio numero 53 del 30 luglio 2018, avente oggetto piano delle aree del Municipio VII, individuazione aree destinate all'occupazione suolo pubblico OSPA a carattere temporaneo per lo svolgimento di iniziative di tipo commerciale, commerciale artigianale, commerciale culturale. Revoca della deliberazione del Consiglio del Municipio 9, numero 36, 2008 e deliberazione del Consiglio Municipio Roma 10, numero 45, 2008. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 15 voti favorevoli. Anche questo emendamento viene approvato. Io lascio la parola alla consigliera Biondo per la chiusura della... C'è il settimo. C'è il settimo? Non l'hai letti tutti? Non ho letti tutti? A questo punto ormai sono arrivato. Ecco il settimo. All'articolo, sì, è un aggiuntivo. All'articolo 6, dopo la parola regolamento, inserire il seguente periodo: nel rispetto delle disposizioni di tutela ai sensi del decreto legislativo 42/2004 e alle prescrizioni conseguenti. Favorevoli? Contrari? 15. Perfetto. Quindi approvato anche questo. Consigliera Biondo, se vuole, ha 10 minuti per concludere la discussione. Sì, grazie Presidente. Dopo 3 ore di discussione arriviamo alla votazione finale. La questione è che, diciamo, nel Consiglio di oggi abbiamo dimostrato che su argomenti del genere sarebbe più opportuno fare una discussione politica su quello che vogliamo fare in questo municipio, piuttosto che appellarsi ai pareri, alle osservazioni, al giudizio degli uffici, rispetto ad una questione, vi ripeto, che riguarda la visione che noi abbiamo di questo municipio, delle politiche giovanili e di come dare la possibilità ai ragazzi che abitano in questo municipio e ai molti che ce lo chiedono da tempo di avere degli spazi in cui poter fare delle esibizioni musicali. Invece abbiamo fatto tutta una prima parte di consiglio in cui abbiamo parlato puntualmente, abbiamo criticato puntualmente l'atto rispetto al fatto che c'erano delle osservazioni, che bisognava fare attenzione, eccetera eccetera. Per dimostrarvi che non era quello il problema, abbiamo presentato questi emendamenti che raccoglievano queste osservazioni, che le superavano. Rimanevano aperti alcuni punti, giustamente, relativi alle delibere che non erano citate, e le abbiamo citate. Rimaneva aperta la questione della possibilità di concedere uno spazio gratuito per queste attività, che voi avete, diciamo, sostenuto fosse non previsto dalla normativa,
perché diciamo su questo ci sono delle registrazioni, e quindi abbiamo aspettato il parere degli uffici, che invece ci hanno detto che così come era formulato quell'emendamento andava bene. Quindi se invece la questione è che se invece di nascondervi dietro le responsabilità dell'amministrazione, degli uffici, aveste detto fin da subito chiaramente che questa delibera non vi piaceva perché non ne condividevate la ratio fino in fondo, sarebbe stata una decisione politica legittima, avremmo votato diversamente, avreste detto che la posizione del Partito Democratico non andava bene, tant'è che siamo minoranza in questo municipio, non avremmo perso tempo, ma soprattutto vi sareste assunti la responsabilità politica di dire che cosa pensavate rispetto a questa cosa, perché adesso la questione però diciamo è stata esplicitata, e quindi la discussione di stamattina non è stata vana, perché se prima avevamo un dubbio e ci si poteva nascondere dietro al fatto che stavamo chiedendo una cosa al limite, ovvero di concedere degli spazi gratuiti ai più giovani che vogliono fare delle piccole esibizioni musicali che non sono dei concerti, perché poi anche su questo non ci siamo spiegati bene, se prima avevamo dei dubbi se si potesse fare o non si potesse fare, oggi gli uffici ci dicono che si può fare, e voi quello è esattamente l'unico emendamento rispetto al quale votate contro. Questo è diciamo la questione oggi: dare degli spazi gratuiti ai più giovani in questo municipio per fare delle esibizioni municipali è una cosa che si può fare, sulla quale non ci stavamo inventando nulla e sulla quale invece avremmo potuto avviare insieme una sperimentazione interessante. Tutti gli altri emendamenti che riguardavano diciamo delle questioni più tecniche, ma che non avevano nulla diciamo che riguardasse la visione delle politiche culturali che vogliamo fare in questo territorio, li avete votati. Bene, questo è l'unico emendamento sul quale avete votato contro, quindi dicendo che non siete d'accordo a dare l'OSP gratuito ai più giovani in questo municipio. Bene, così almeno è chiaro. E no, è così perché noi siamo qua dentro non per dare diciamo giudizi di valore, consiglieri, perché anche questa diciamo retorica che avete fatto sul fatto che non si può dire di no ai giovani, che lo spazio ai giovani va sempre dato, che i giovani vanno valorizzati, vi prego, cioè, ve lo dico da giovane quale ancora mi sento, è ridicolo, basta, ci siamo stufati di queste parole al vento sul fatto che i giovani vanno valorizzati, e quando c'è la possibilità di fare un atto amministrativo, che è quello che noi qua dentro siamo chiamati a fare, perché sennò faremmo tutti dei giornalini di quartiere in cui commenteremmo le notizie del municipio, invece siamo stati eletti, dobbiamo alzare una manina, dobbiamo leggere dei regolamenti, dobbiamo assumerci delle responsabilità e dare delle risposte. Oggi che i giovani potevano essere valorizzati da parte di un'amministrazione concedendo un'occupazione di suolo pubblico gratuita e quindi riconoscendo in quelle attività un valore per tutto il municipio e andando incontro rispetto a delle procedure incancrenite rispetto a tante altre questioni, voi dite no, ed è l'unica cosa su cui dite no. Questa è la politica, questo è fare delle scelte legittime, non state dicendo nulla di sconvolgente, però sono 4 mesi che aspettavamo esattamente questa risposta. Volete fare delle cose che semplifichino la vita dei più giovani in questo municipio per permettergli di suonare in mezzo alla strada, comunque nell'ambito delle procedure e delle modalità che questo municipio si dà? La risposta oggi è stata no. E io per questo vi ringrazio, perché almeno abbiamo chiarito un punto, ovvero che il vostro pregiudizio rispetto a questa delibera non era che gli uffici ci avevano detto che si poteva o non si poteva, perché quelle cose sono state inserite, non era che c'erano delle questioni che andavano integrate, perché anche oggi, oltre alle varie commissioni che abbiamo fatto, vi abbiamo detto che eravamo disponibili e ne avevamo tutto il tempo, dato che abbiamo fatto quasi un'ora di interruzione tra una cosa e l'altra, di scrivere ulteriori emendamenti insieme per andare incontro alle esigenze che,
che pronunciavate poc'anzi. Questo non l'avete voluto fare. Il fatto che questo lavoro andasse fatto in commissione, io sono assolutamente d'accordo, ma chi ci ha negato di farlo? No, perché sembra che noi non abbiamo voluto lavorare in commissione. Le commissioni le convocate voi, gli ordini del giorno le fate voi. Se dovevamo andare oltre alle ordinarie convocazioni delle commissioni e lavorare tutti i giorni della settimana per arrivare a un obiettivo, noi eravamo disponibili, ma non ci venite a dire che nelle commissioni non abbiamo voluto lavorare, perché le commissioni purtroppo, diciamo, ahimè, sono una competenza vostra, l'ordine del giorno nelle commissioni lo stabilite voi. State sicuri che se le aveste convocate, invece di rimandare questa discussione voi sì al Consiglio, ne avremmo potuto discutere e avremmo fatto tutti gli approfondimenti necessari, perché sicuramente meritava, diciamo, una discussione più approfondita in commissione. Avremmo fatto tutti gli approfondimenti necessari per arrivare oggi con una posizione più chiara e possibilmente, diciamo, condivisa. Si trattava di lavorare di più tutti. Questo non l'avete voluto fare. Non potete chiedere al Partito Democratico di ritirare questa delibera, perché ad oggi non esiste nient'altro su questo, perché ad oggi non avete fatto, diciamo, delle proposte alternative, avete solamente sollevato dei dubbi. E quindi io penso che in un momento in cui in questa città c'è la necessità di dare risposte alle generazioni più giovani, in un momento in cui voi dite che le istanze che arrivano dai cittadini vanno ascoltate, e questo è esattamente uno di questi casi, rispetto alle vostre dichiarazioni sulla valorizzazione dei giovani, vi ripeto, io sento su di me, nonostante, diciamo, sia all'opposizione, la responsabilità del ruolo che ricopro. Noi non siamo qua per dire che cosa ci piacerebbe, noi siamo qua per fare degli atti e votare degli atti che avvicinano questo municipio, se non vogliamo dire questo mondo, a quello che ci piacerebbe. Oggi avevamo questa possibilità di farlo tutti insieme e domani mattina di dire che il settimo municipio era il primo municipio che a tutti gli effetti sperimentava l'occupazione di suolo pubblico gratuita per i più giovani che si volessero esibire, per andare incontro alla carenza di spazi, di possibilità, di mezzi economici. E invece mi venite a dire che ci sono delle regole sull'antiterrorismo. Cioè, questo è il nostro paese. C'è una generazione fuori da qui che ci chiede di avere la possibilità di esprimere la propria arte più liberamente, di farlo nei luoghi pubblici che sono di tutti, e la risposta di questo municipio è che bisogna fare le conferenze di servizi, che bisogna rispettare le norme sull'antiterrorismo. Ragazzi, ma queste sono questioni che ci dobbiamo vedere noi qua dentro, rispetto ad una normativa vigente che va necessariamente rispettata. Ma fuori da qui che cosa gli stiamo raccontando a questi ragazzi? Cioè, perché oggi il messaggio che passa è che è meglio continuare a cercare delle sale prove a 50 euro l'ora, perché il settimo municipio su questo non può dare una mano. Era meglio dire ci dispiace, ma questo non è nelle nostre possibilità, troveremo un'altra soluzione, ma questo non si può fare, piuttosto che prendere in giro dei ragazzi dicendogli che vanno valorizzati, che sono bravi, quanto è bello suonare uno strumento, quanto è bello ritrovarsi insieme agli amici. Mi raccomando, continuate nelle vostre passioni. Tempo scaduto. E nelle vostre ambizioni, però non avrete il settimo municipio dalla vostra parte. Io credo che abbiamo perso un'opportunità. Grazie. Ora io sto parlando con gli uffici, è stata fatta una cosa gravissima, una cosa molto grave, me ne assumo la responsabilità. Sono stati cambiati degli emendamenti, presentati in un modo e votati in un altro, non si può fare. Cioè, praticamente abbiamo un parere favorevole su emendamenti che sono stati cambiati, che non sono gli emendamenti presentati, quindi molto probabilmente questa votazione non è valida. Stiamo cercando il direttore. Perché non può un ufficio decidere, cioè, I cambiamenti che abbiamo fatto li abbiamo fatti sulla base dell'interlocuzione con gli uffici. Certo, ma non potevano mettere parere favorevole. Gli emendamenti che avete presentato dovevano mettere parere contrario, e in caso andavano ripresentati altri emendamenti o subemendamenti. Tant'è che li abbiamo modificati noi presentatori con una sigla. È questo che sto dicendo, non si può, probabilmente, siccome ne sto parlando con gli uffici, non si può
modificare un emendamento in corso, perché è stato presentato e messo agli atti a inizio consiglio. Quindi, ma scusi Presidente, ma se si possono fare delle sospensioni e presentare nuovi emendamenti durante la discussione del consiglio, perché non si può modificare? Prima della discussione, consigliera Biondo. No, anche, no, perché noi quante volte abbiamo sospeso e abbiamo modificato degli emendamenti tutti insieme? Modificato degli emendamenti? Ma sì. Ma certo, abbiamo sospeso il consiglio rispetto ad una dibattito che c'era e abbiamo su emendamenti. Io adesso sto chiedendo, siccome non me la ricordo. No, le osservazioni in consiglio non si modificano, le osservazioni sono degli uffici. No, le osservazioni andava fatto diversamente, doveva arrivare un parere negativo degli uffici, perché gli uffici invece sono venuti, hanno interloquito e hanno fatto cambiare gli uffici e hanno fatto cambiare il... Questo non può essere fatto, lo capisce? È una cosa completamente diversa, perché è stato modificato un qualcosa che era negativo in positivo, cambiandolo secondo il parere degli uffici. Noi non abbiamo detto di cambiare. Assolutamente. Noi abbiamo detto, noi abbiamo quello che andava fatto che per essere accettato. Come era, non poteva essere. Esatto. Doveva essere negativo, cioè questo parere doveva essere contrario perché non poteva essere accettato così come era fatto. Quindi io mi sono permessa di autorizzare una cosa che mi fanno notare molto grave, quindi io me ne prenderò tutte le mie responsabilità. Mi sto dando tutta la responsabilità, mi sto prendendo. Sta scherzando, cambia tutto il senso della bocciatura. Comprendono quale sia la richiesta, che poi non è, possiamo anche venirvi incontro e fare finta che questa cosa, come al solito, e ripresentiamo un emendamento rispetto a quelle le indicazioni che sono. Questa è la cosa che ho fatto sbagliata, non si può ripresentare. Io adesso sto chiamando il direttore perché non posso fare una cosa sbagliata. Se mi dice che ma va se bene, abbiamo va prima bene. Convocato una capigruppo che aveva come oggetto la possibilità di presentare nuovi emendamenti rispetto alla discussione che avevamo fatto. Non era questa la potevano presentare. Allora perché adesso non si può? Non era questa, più? Non era questa la convocazione della capigruppo, mi dispiace, era una discussione sull'atto e su come proseguire. L'abbiamo fatto mille volte. Con gli emendamenti alla mano, no? Eravamo lì. Gli emendamenti, però non andiamo a toccare. È cambiato il regolamento. Allora, c'è una bella cosa che non avete notato, che è cambiato il regolamento municipale. No, lei non l'ha notato, Presidente, perché qui siamo ostaggio da 3-4 ore qua dentro, perché ho capito, ma se ho fatto una cosa sbagliata, che quindi devo fare? Siamo noi che non ce ne siamo rese conto, quindi cominciamo a parlare con dei toni diversi. Possiamo sospendere. Possiamo sospendere. Io sto chiedendo perché non voglio io in difficoltà perché di aver fatto una cosa che poi domani può venire dichiarata illecita, voglio sentire il parere del direttore. Ma stiamo scherzando? Sì, va bene. Dopodiché la votazione c'è stata ed è a verbale, quindi su questo dovete decidere voi come fare. Se è un errore è invalidata, cioè non so se mi spiego. No. Presidente, chiediamo una sospensione in attesa del direttore, grazie. Assolutamente. La dottoressa Canali è di nuovo qui, apriamo la seduta. 13:40. Allora, io ho... Volevo il conforto del direttore su questo argomento, sta arrivando, anche se io sinceramente, nonostante i commenti e i dubbi che erano stati sollevati, abbiamo studiato con l'ufficio consiglio, effettivamente come mi era sembrato prima, lo devo dire, io lo dirò anche al direttore, non pensavo di aver fatto cosa così grave, perché gli emendamenti devono essere redatti per iscritto, sottoscritti e presentati al Presidente del Consiglio prima della chiusura della discussione generale, essendo stati vistati per me, io lo ripeterò anche al direttore, quelli sono emendamenti nuovi, ve l'ho letti e quindi possono essere votati, punto e basta. Non c'è, per me non c'è dubbio, però siccome, scusate, io voglio stare tranquilla perché si tratta anche di me e non voglio fare cose
mi sento di volere il conforto del direttore. Io mi sento anche abbastanza sicura, per cui diciamo, così come avevo permesso la votazione, vorrei diciamo, ritenere valida questa votazione, lo dico apertamente. Secondo me è procedura assolutamente normale che durante un consiglio possa essere, fino alla fine della discussione, essere depositato un altro emendamento che è diverso da quello di prima, e io lo leggo, si vota appunto, non c'è niente di strano, controfirmato tra l'altro. Quindi io vorrei adesso, e con parere favorevole degli uffici, quindi più di questo io non posso fare, quindi voglio essere sicura che il direttore mi dica che sia tutto in regola per poter andare avanti e chiudere la votazione di quest'atto, che oggi ha visto veramente, detto da me che sono da questa parte, ha visto, cioè, l'ho vissuto come qualcosa di veramente anomalo. Quindi sta scendendo il direttore? No, ancora non era rientrato. E allora no, allora mi prendo la responsabilità. Io mi prendo veramente la responsabilità. Ho capito, ma non posso mandare avanti questo consiglio per ore. Cioè, per me è chiaro l'articolo. Tra l'altro, ma noi mi sa che non abbiamo fatto manco il posticipo della chiusura del consiglio, mi sa. Sì, ma con questa cosa di oggi, cioè, veramente siamo ai due. Volevo dire che di 43 minuti fuori. Non era presentare prima della discussione. Ma prima della chiusura, allora io me la prendo veramente la responsabilità, basta, cioè non voglio sentire niente, io voglio che quest'atto vada avanti, approvato, ci si astiene, si impoccia, non è importante, per me quest'atto deve andare avanti perché ha subito un iter che non è assolutamente nella norma. Quindi riapro il consiglio e chiedo l'estensione dell'orario. Faccio mettere a verbale che ritengo assolutamente legittima la votazione degli emendamenti e me ne prendo la responsabilità. Mancano tante. E quindi abbiamo finito anche l'intervento della discussione generale sull'atto. Adesso io chiedo se ci sono dichiarazioni di voto sull'atto così emendato. Ci sono dichiarazioni di voto? Consigliere Giannone. Grazie Presidente. L'atto così emendato rimane nella sostanza identico a quello presentato, nella sua sostanza naturalmente, non nella forma. E mi dispiace dover poi così trovarmi ora nella circostanza di dover in qualche modo anche difendere la nostra scelta, dicendo che non è così che si lavora un atto o comunque una proposta, non lo possiamo fare in questa forma, non lo possiamo fare a furia di emendamenti, che sono elementi che scaturiscono da una discussione. E mi dispiace anche dover rilevare che, così come chi propone un atto ne rivendica la paternità così com'è, è anche vero che come presidente di una commissione che lavora poi anche alla trasformazione di un atto, mi sento di dover garantire anche le persone, quindi il lavoro di chi, dei commissari che lavorano poi alla modifica e alla rimodulazione eventualmente dell'atto stesso. Per cui per questo avevo chiesto di rivedere, diciamo, l'iter e di fare in modo che fosse la commissione che il discorso si facesse in commissione. Quindi in sostanza il nostro giudizio rimane negativo, e mi dispiace che può sembrare che questa maggioranza sia, diciamo, contro i giovani perché non ha votato questa delibera, però io mi chiedo adesso, senza questa delibera i giovani non possono fare attività musicali? Allora, probabilmente la risposta non è che
con questa delibera o si fa attività musicali e senza questa delibera no. Il tema è che ci sono gli strumenti per poterlo fare. Questa delibera forse risponde, o meglio, non risponde ancora al tema della, della semplificazione, perché io ho capito che la finalità ultima di questa delibera era appunto favorire, semplificare. Rimane sempre il tema della procedura, cosa che è già possibile. Ai costi, no? In termini procedurali, di quelle che sono le procedure previste. Ora, se il Partito Democratico ritiene di essere in diritto di poter stravolgere queste tempo regole scaduto e andare in deroga, mi dispiace, non è quello che il Movimento 5 Stelle ritiene. Il Movimento 5 Stelle ritiene che le regole ci siano, le procedure ci siano e che debbono essere eseguite. Poi ci possono essere altre forme, per esempio centri di aggregazione giovanile. Come sapete abbiamo aperto il centro giovanile, trasferito un centro giovanile, facendo in modo che proseguisse la sua attività il centro giovanile Batti il tuo tempo, e sono altre le attività che abbiamo intenzione di avviare per i giovani, all'interno però di un contesto, di una cornice possiamo dire rispetto delle regole. Quindi io poi mi chiedo per quale motivo, se questa delibera è già stata approvata nel maggio del 2018, ad oggi, nel secondo municipio, ad oggi ancora non sono stati fatti degli eventi. Probabilmente qualche intoppo rimane, e quindi questa impostazione rimane una impostazione non praticabile, e questo non lo dice il Movimento 5 Stelle del settimo municipio, questo lo dice all'atto pratico i fatti, ciò che non avviene ancora nel secondo municipio. Quindi sostanzialmente il nostro parere è contrario. Grazie. Grazie Presidente. Non posso che dare ragione a chi mi ha preceduto, perché diciamo, come negare che di fronte ad un atto presentato il 27 luglio siamo oggi di fronte a una discussione di 4 ore di consiglio, diciamo anche con risvolti abbastanza interessanti, a volte anche un po' allarmanti. Come non dargli ragione sul fatto che l'iter di questo atto è stato abbastanza travagliato? E come non posso dargli ragione sul fatto che forse questo iter sarebbe dovuto essere guidato in modo diverso? Perché un po' da questo si evince anche una volontà politica di voler realmente intervenire su quello che viene presentato, in questo caso dal gruppo del Partito Democratico, nonché opposizione di questo municipio. È come dargli torto se poi forse quelle due commissioni svolte avrebbero potuto incalzare, esattamente come abbiamo fatto oggi qui lungamente, una discussione specifica. Questo è un iter che io ribadisco qui, ma che ho diciamo anticipato e presentato anche in conferenza di capigruppo, rispetto a come secondo il nostro modo di lavorare si dovrebbe effettivamente fare un lavoro in commissione, e ho anche detto che io in qualità di capogruppo, ma il gruppo del Partito Democratico ritiene fondamentale quelle riunioni di commissione, e per noi sono anzi uno strumento fondamentale, perché è in quell'occasione che noi abbiamo la disponibilità dei pareri degli uffici, perché invitati tutti quelli che
Oggi poi invece alla fine siamo dovuti andare a cercare un po' qui e là, perché anche per noi non è una questione di paternità dell'atto, ma è una questione fondamentale conoscere il parere, siamo rimasti soli, di Fratelli d'Italia, della maggioranza, di Forza Italia, di coloro che siedono lì perché siamo tutti rappresentati dal punto di vista politico e vogliono dare un contributo. Noi non ci siamo mai... Tempo scaduto. Chiudo. Noi non ci siamo mai... non abbiamo mai voluto evitare questo. Di fatto però oggi arriviamo ad una necessità, bisogna scegliere, bisogna decidere da che parte stare. E si è deciso, devo dire, mi dispiace molto perché poi ormai, però mi ha fatto piacere quantomeno dimostrare a chi ci accusa sempre come gruppo di non fare niente, di essere qui tante volte a scaldare la sedia e di essere anche un po' pretestuosi, che forse non è proprio così. E quindi quella collaborazione che tante volte viene anche, diciamo, rivendicata, forse bisognerebbe rivederla, e quindi convinti che l'iter e il lavoro che comunque è stato fatto dal gruppo del Partito Democratico di miglioramento anche di questo atto, grazie alle osservazioni che c'erano arrivate dagli uffici competenti, ha portato in sé un atto completo che di fatto dà, se attuabile, avrebbe potuto dare una possibilità, non che i giovani non possono suonare senza questa delibera, certo, a pagamento e soprattutto senza un'agevolazione che invece avrebbe visto questo municipio portare una causa per loro molto importante. Abbiamo perso un'occasione probabilmente, avete persa voi soprattutto, ma il Partito Democratico, diciamo, ha deciso e ha detto a tutti da che parte stare, ha messo a disposizione il suo lavoro, il suo impegno. Ci dispiace che questo invece non accolga le intenzioni di questa maggioranza. Comunque il gruppo del Partito Democratico è ovviamente favorevole. Allora, votazione. Favorevoli. Contrari. Astenuti. Quattro pareri favorevoli e 13 contrari, e quindi il Consiglio non approva la delibera. Passiamo al punto successivo. È una proposta di deliberazione per espressione parere ai sensi dell'articolo 6 del decentramento amministrativo sulla proposta numero 143/2018, regolamento di disciplina della gestione del rumore ambientale sul territorio di Roma Capitale. Sì, è il decreto di giunta capitolina del numero 61 del 9 ottobre 2018. Lascio la parola per l'illustrazione. Consigliera De Chiara. Sì, eccomi. Allora, diciamo che questo regolamento è abbastanza corposo, ma soprattutto è un regolamento molto tecnico, quindi cercherò un attimino di illustrarvi le parti più salienti. Allora, intanto diciamo che in virtù della legge quadro sull'inquinamento acustico del 26 ottobre del 1995, numero 447, viene attribuito ai comuni la valutazione e gestione del rumore ambientale. E il comune, per poter espletare diciamo questi propri adempimenti, è obbligato necessariamente ad osservare i criteri che vengono dettati dalla regione, mentre invece la stessa legge dà alla regione, attribuisce alla regione la gestione del sistema territoriale di controllo tecnico strumentale, che lo espleta attraverso l'ARPA. Vado avanti. Nessuno.
in ottemperanza alle disposizioni di legge con due delibere consigliari, la numero 60 del 2002 e il numero 12 del 2004, il Comune ha redatto una classificazione acustica. Allora, che cosa si intende per classificazione acustica? Si intende principalmente l'assegnazione a ciascuna porzione omogenea di territorio di una delle sei classi che è prevista dalla normativa, sulla base delle effettive caratteristiche di fruizione del territorio stesso. Nel redigere questa classificazione il Comune si è avvalso dei dati già di utilizzo del territorio stesso, come ad esempio lo strumento urbanistico del piano regolatore, il piano generale del traffico urbano, eccetera. Uno, diciamo, degli obiettivi di tale classificazione è quello di andare a prevenire il deterioramento di zone che non sono inquinate e soprattutto di fornire dei strumenti di pianificazione, dei strumenti di risanamento per uno sviluppo, diciamo, urbanistico, commerciale, artigianale, industriale, che siano soprattutto compatibili con l'ambiente. A completamento del percorso tecnico-amministrativo, l'attuale maggioranza, che è in capo all'amministrazione capitolina, ha deciso di regolamentare questo tema importantissimo, in quanto nonostante sia sempre stata applicata la normativa, ad oggi manca un effettivo regolamento che vada ad implicitare sia i procedimenti che i relativi, diciamo, adempimenti in merito. Procedo. No, che... Vabbè. Il regolamento che viene qui presentato recepisce, cosa nota importante, le vigenti normative sia nazionali, sia quelle nazionali, quelle regionali e anche quella europea. E poi va, diciamo, a rappresentare anche uno strumento sia di prevenzione che di controllo post opera, volto, diciamo, anche a garantire un'efficacia tutela ai cittadini. Uno degli elementi che riveste una maggiore rilevanza all'interno di questo regolamento è la cosiddetta zonizzazione del territorio, ossia dove in sostanza vengono associate porzioni di territorio, come ad esempio le zone residenziali, le zone commerciali e industriali, a determinati livelli acustici. Tra l'altro la zonizzazione prevede che tutte le attività produttive debbano necessariamente rispettare uno dei sei livelli acustici che appunto attribuiti. E altri elementi che sono costitutivi della zonizzazione, oltre alla classificazione acustica, sono la mappatura del clima acustico e il piano delle attività di risanamento acustico ambientale. Conseguente alla mappatura, come è stato previsto dall'articolo 14, c'è un piano d'azione. Il piano d'azione, che non è altro che uno strumento di gestione dei problemi dell'inquinamento acustico, e sono comprese all'interno anche le misure per la sua riduzione. All'interno di questo regolamento c'è rappresentata una novità che riguarda il sistema sanzionatorio, ossia l'inottemperanza anche parziale di un provvedimento sarà sanzionato sia a livello pecuniario e, dove, diciamo, se ne ravvisi la necessità, anche a livello in via accessoria. Inoltre, dove viene accertata anche l'irregolarità, viene fatto obbligo di ripristinare il requisito di conformità acustico-ambientale. Viene ben delineata anche la procedura, ad esempio, in merito alla segnalazione da parte di quei soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, che quel soggetto, diciamo, che si ritiene leso dai livelli di clima acustico superiori a quanto stabilito ovviamente dalla normativa. E, attenzione particolare diciamo, è riservata anche a quegli eventi che vengono programmati dalla pubblica amministrazione locale, tipo ad esempio gli eventi culturali, gli eventi ludici, eccetera. Tempo scaduto. Vabbè, insomma, ecco, questi erano, diciamo, i punti salienti. Ho cercato, spero di essere stata esaustiva, perché comunque è molto tecnico come.
come regolamento. Grazie. Altri interventi? Dichiarazioni di voto? Ah sì, ci sono degli emendamenti. Ci sono degli emendamenti ed è... Sono veloci. A questo, un emendamento aggiuntivo, lo faccio descrivere direttamente da chi l'ha proposto. Sì, grazie. Le copie sono qui. Grazie. Consigliere Ferrauto. Intanto vi informo che il consigliere Tosatti è il nuovo scrutatore, è uscita la consigliera Biondo. Allora, sostanzialmente vado a descrivere un attimino questi tre punti che abbiamo modificato, perché a fronte, diciamo, della commissione avevamo fatto delle rilevazioni leggendo il regolamento, e sostanzialmente solo al comma 2 dell'articolo 27, che è illustrato, che illustra sostanzialmente come presentare da parte di un soggetto, persona fisica o giuridica, un esposto, e l'indicazione, oltre che al tipo di disturbo e alla sorgente dell'abuso sonoro, anche un giorno, il giorno in cui sussiste questo disturbo e una fascia oraria in cui si presenta. E poi sempre all'articolo 27 al comma 9 riteniamo opportuno che venga indicato anche specificato meglio che la struttura proceda alla comunicazione anche a chi ha esposto ha presentato l'esposto, in quanto non era indicato, come invece viene indicato negli altri casi. In questo comma 9 in particolare è perché non si è ottemperato a quanto è la normativa vigente. Poi altra cosa, all'articolo 35, e dove vengono indicati i compiti degli uffici centrali municipali titolati del procedimento amministrativo, e abbiamo valutato che oltre a dover procedere d'ufficio, che quindi controlla soltanto le carte che vengono presentate e redatte per la dichiarazione, e oltre quindi poi all'amministrazione che può procedere a fare un controllo o a un esposto presentato come all'articolo 27, e si procede anche con delle verifiche a campione sulle dichiarazioni presentate, in maniera tale che ci sia anche un controllo effettivo non solo su quanto viene dichiarato per iscritto, ma che ci sia anche un controllo da parte dell'amministrazione con l'ausilio appunto dell'ARPA, che vada a fare delle verifiche che sostanzialmente quello che si dichiara è conforme. A posto. Dichiarazione di voto? No? Procediamo con la votazione. Favorevoli? Contrari, astenuti? Direi unanimità. Viene approvato l'emendamento. Perfetto, con 13 voti favorevoli. Passiamo alla votazione dell'atto emendato. Ci sono dichiarazioni di voto? No? Votazione. Favorevoli. Contrari? Astenuti. Approvata con 13 voti favorevoli, grazie. Qua c'è l'immediata, no? No, questi sono pareri. Allora, passiamo all'ultimo punto, che è la proposta di deliberazione per espressione parere ai sensi dell'articolo 6 del decentramento amministrativo sulla proposta numero 141 del 2018, approvazione del regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni. Consigliere Pompei. Sì, grazie Presidente. La nuova regolamentazione, cioè la regolamentazione proposta, è già stata passata in Commissione Sesta, che l'ha approvato con una serie di, come posso dire, con una serie di osservazioni, quindi l'ha approvato, ha espresso parere favorevole con una serie di osservazioni, tutte quante tese ad evidenziare maggiormente quello che poteva essere l'attività, la funzione del municipio per quanto riguardava questa attività. Diciamo che successivamente, oltre a quelle osservazioni indicate delibera, sono state aggiunte due osservazioni in particolare che non so se possono essere chiamati emendamenti a questo punto. Sono emendamenti all'atto.
Vabbè, allora illustro. Io posso illustrarli, ma diciamo stanno sempre sullo stesso. Siccome è previsto in questa regolamentazione che laddove ci si trovi di fronte ad attività di, come posso dire, di elargizione spontanea a un certo punto, e poi essendo d'altra parte prevista nella regolamentazione una commissione etica che verifichi se a un certo punto se ci sono dei comportamenti o delle situazioni che possono essere in contrasto con i principi etici del comune, a un certo punto, visto che c'è questa commissione etica, facciamola funzionare anche in relazione ad elargizioni spontanee e ad attività così di donazione che magari non prevedono una contropartita da parte del comune, ma che comunque potrebbero non apparire congrue a quella che è la funzione etica comunale. L'altro punto era quello di precisare bene, siccome a un certo punto si parlava che lo sponsor deve prestare una cauzione in denaro o sotto forma di garanzia fideiussoria, la regolamentazione parlava di garanzia o polizza fideiussoria, mentre invece la normativa generale sovraordinata, cioè la normativa sui contratti, parla di garanzia prestata da una società bancaria o assicuratrice con certe caratteristiche. Ovviamente è una distinzione un po' sottile, ma tra polizza fideiussoria e garanzia e fideiussione pura di un'assicurazione c'è un po' di differenza. Abbiamo voluto rimarcare con il secondo emendamento anche questo aspetto. Tutto qui. Per il resto non credo che ci sia, se ci sono delle domande poi risponderò in chiusura, ma non credo che ci siano delle cose. Ripeto, tutte le osservazioni fatte tendono soltanto a evidenziare quella che è anche l'attività, quelle che sono le prerogative municipali in materia, peraltro già previste dall'articolo 61 del decentramento del regolamento amministrativo. Questo è quanto almeno per ora. Grazie signori. Altri interventi? No? Dichiarazioni di voto? Nemmeno? Allora, intanto intendevo sull'emendamento che ha già illustrato. Votiamo l'emendamento, favorevoli? Contrari? Astenuti? 13 voti favorevoli, l'emendamento viene accolto. Espressione di parere sull'atto così emendato. Ci sono dichiarazioni di voto? No? Votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti, viene approvato anche questa espressione di parere, viene approvata con 13 voti favorevoli. Il consiglio chiude qui, sono le 14:10.